Ok, sapevo. Ragazzi, scusate, adesso rimettiamo i tavoli nella posizione. Quella là, facciate via le sedie da qua. Quella sopra su. Esatto, togliete questi da dietro, che se no non tireranno mai fuori. Ripartiamo, questo è l'esfiliamo da qui. Vestiti con il gelo caduto sulla terra. Ragazzi, lo sanno già, però, chiaro, non lo so che è, però lo ripeto lo stesso, non tocchiamo le luci, ok? Ah, vabbè. Non nessuno vada di là in cabina. Ok. Per favore. Vestiti come un angelo caduto sulla terra. Abbiamo le nostre spadine. Certo, c'era quella danza rinascimentale che a poterla montare 30 secondi era perfetta. Vogliamo fare una cosa tutte le sere dei ragazzi qui. Sì. Mucchio, ce lo riusciamo a fare questa roba. Sono le 9, ragazzi, sono le 9. La corella fonica. Potete farle entrare, ragazzi, grazie. E tu? Dani, tu. Danilo, iniziamo noi direttamente o vuole fare... Un minuto, li fate entrare alle 10:30, siamo in ritardo. Alle 10:30 dobbiamo finire questo lavoro, dai. No, allora, ma è troppo presto la tua entrata. Sì, tra l'altro, sì. Sì, se la dobbiamo fare facciamo oggi, è come generale. Se vorrai, mi vai su. Ma guarda, lei che gli passano tanti ragazzi così, dai. Vestiti come un angelo. Buongiorno Elisa, buongiorno Roberta. No, buongiorno, mi racconti. Ben svegliato Mauro. Stava facendo un giorno. Buongiorno Mattia. Il tuo socio. Chi sarà il socio? Aspetta. La mia. Buongiorno Alessandra. Marco. Buongiorno Greta. Buongiorno Marcello. Marco? Buongiorno Marco. Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, subito una cosa velocissima. Oggi è una giornata particolare, non sarà semplice, sarà lunga, perché arriveremo alla pausa e continueremo anche dopo. E qui è chiaro, saremo insieme in qualche modo in un atto creativo 50 persone da sopra. Quindi rendiamoci conto. Chiaro che saremo in 7 a dare una mano, però rendiamoci conto del tipo di attenzione che ci vuole. Non potrà essere, perché durerà 8-9 ore tutta questa storia, non potrà essere così, perché sennò alle 5 del pomeriggio siete morti, però ci dobbiamo arrivare oggi pomeriggio alle 5. Ok? Allora, intanto
ringraziare e salutare Nicole che se ne andrà a metà lezione, alle 11. Speriamo tutti per un futuro migliore, sicuramente un futuro migliore. E poi facciamo un tanti auguri a Noah. Serio, vero, no quelle robe da fateglielo davvero, tanti auguri. Cantateglielo e poi possiamo attaccare a lavorare i ragazzi. Prego. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Noah, tanti auguri a te. Spazio, ok, 50 sequenze di saluto al sole, saltellando, piedi dritti, braccio dritte, ginocchia, ginocchia avanti, dietro, gamba avanti, gamba avanti, gamba avanti. Dietro, dietro. Da qua, quando dico go, saltiamo il più possibile in alto con le ginocchia che devono toccare le mani. Go! 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 Solo bacino, mettete una mano avanti, una dietro, solo, solo bacino. Piccoli cerchi. Cambiate senso dall'altra parte. Avanti. Anzi, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti. Ok. Da qua, che è una posizione di concentrazione, che ormai conoscete pure troppo bene, proviamo a smollare e cadere, e rialzare. Guardatemi, mollo tutto il peso e poi mi rialzo subito. Mollo. Come abbiamo fatto ieri con Daniela, e le mani sono pronte a preparare. Ok, proviamo quest'altra di caduta. La gamba scivola e mi rialzo. Gamba scivola. Forti sulle gambe, la gamba scivola,
gamba scivola avanti. Esatto. Dall'altra parte il corpo si accuccia, la gamba scivola e via. Vai Valentina. Gamba scivola, non vi fate un salto, non vi fate male, il corpo sa come è. Luisa? No? Ok. Allora facciamo anche questa di caduta. Lentamente un avvitamento su noi stessi. È un avvitamento su noi stessi, come se perdessimo i sensi. Lentamente è un avvitamento su me stesso. Dai, continuate anche senza di me. Tenta il braccio dietro, Lisa. No, questo è proprio, sì, è un avvitamento, quindi bisogna anche di muovere. Provaci Cristiano, dai, non è possibile. Sì,
a me non è così. Ok. Quando si fa dura, duri, iniziano a giocare. Ce l'ho io! Ah! Ce l'ho io! Il grido di passaggio! Thank you.
braccio, gatti. Uno, due, tre, ultimo giro di gatti. Decisi. Via. Lasciate i gatti in braccio. Nello spazio tutti potete vedermi. Veloci, abbiamo poco tempo. Siete? Pronti, Roberto? Sei vivo? Siamo? Siete? Allora, oggi non correremo. Solo oggi. Io avrò la mia vendetta domani. Allora, adesso proviamo. Per entrare in un altro mondo, in un mondo più meccanico, per assurdo partiamo dalla commedia dell'arte. Proviamo le 8 pose di Zanni. Allora, prima di tutto cominciamo a chiacchierare subito entrando in un altro corpo. Questa è la posizione. Belli piantati. È un corpo che già non è più il vostro, quindi trovate il modo di poter fare tutto quello che fate, camminare, saltare, correre, anche se oggi non correremo. In questo corpo qua, sentite che queste sono proprio le vostre gambe, dritti. Andiamo piano piano, poi proviamo a farlo un po' più veloce. Mi raccomando, le posizioni sono fisse, contrariamente a quello che naturalmente si sente in giro. La commedia dell'arte era una macchina perfetta, non esisteva questo. Quindi adesso noi andremo a ricreare una macchina molto comunicativa, perché erano ovviamente delle forme che servivano a raccontare delle cose, degli stati d'animo, erano molto precise, ma erano quelle, rigidissime, erano metalliche nel loro essere perfette. Quindi, posizione 1, e da qui, per adesso alle braccia non ci pensate, pensate solamente alla posizione delle gambe e al busto. Alle braccia ci pensiamo dopo, quindi lasciatele pure libere o mettetele dietro, vedete come vi dà meno fastidio. 1, giù. Siamo nel mondo del grottesco, quindi è possibile questo. E il punto è che deve essere una cosa proprio sempre molto piantata per terra, e il movimento è secco, cioè è una cosa che mi spezza qui e vado giù. Uno! Attacchi con me, siamo qui. Posizione 2. Trovate quanto riuscite a tendere la gamba, quanto la schiena è tesa. Tentate di mettere la testa in linea con la schiena, io non so neanche se lo faccio perfettamente, quindi insomma tentate di capire questa forma, anche se non è perfetta, come, fino a dove riuscite a spingerla. Siete il più grandi possibile in questa forma qui. Riazzeriamo. Tenete sempre. Si passa, cioè è una pallina di energia che vi porta da una parte, dall'altra. Non c'è mai un momento di, ok, così, ora così, ora così, no. Così, pronti? E uno, e due, tentate di guardarmi, e tre, sempre tesissimo, godetevi proprio, cioè sentite quanto è bello solo il passaggio del peso, da qui a qui. Riazzeriamo, pronti, posizione neutra, e uno, e due, e tre. Attenzione, perché per la posizione 4 è qua. No, senza indicare, era dirmi dove dovete guardare. Tentate, io di sicuro non lo faccio perché tutte le volte mi riammono qua, però tentate di fare una diagonale. Qua è aperti, fronte tutto da quella parte. Siete solo lì. Facciamo fino a 4. Neanche in un secondo, e uno, e due, e tre, e quattro, e cinque. Rotazione sull'asse. Siete?
Ancora, neutri. E uno. E due. Tre. Quattro. Cinque. Al sei, nella forma in cui siete, ruotate guardando di nuovo in basso a sinistra. Sei. Di nuovo fino a sei. Neutri in un secondo. Tenete pronti, sguardo vivo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. La maschera è spaventata da qualcosa che sta in basso e quindi si ritira. Sette. Punta di piedi tese, ginocchia tese, la gamba dovete avere tutte le volte che vedete. Qualcosa che vagamente vi serve dritto vuol dire che dentro c'è il titanio. Sette. Rifacciamo fino a sette. Neutri in un secondo. E uno. E due. E tre. E quattro. E cinque. E sei. E sette. Otto alla posizione due praticamente. 9, ritorno in posizione neutra. Il 10 è il coronamento del mondo fantastico che abbiamo fatto ed è collapso. Allora, occhio, lo rifaremo mille volte, non importa, non è un salto, non è questo. Le maschere della commedia dell'arte venivano dagli inferi. Arlecchino, vabbè, ci sarebbe un mondo, però. Insomma, tentate di capire che questo è un collegamento che voi ricreate dal posto in cui venite. Ok, quindi non è questo, è che a un certo punto qualcuno vi sfila 10 cm di terra da sotto i piedi. Esatto. E quindi i piedi si sollevano contemporaneamente e fanno. E il rumore qui, sentite il rumore che viene da sotto, è un richiamo. Deve essere un rumore tutte le volte che adesso riproviamo a farlo, tutte le volte che adesso ripassiamo tutte queste forme. Capite che è un altro mondo, cioè è come cominciare a vedere, non lo so, il mondo in bianco e nero. Cioè questo è un codice fisico che racconta un'altra storia, un altro periodo. È possibile essere molto drammatici e stare così. Tutte le volte che adesso ritentiamo di fare il collapse, tentate di riacchiappare lì. Se vi perdete durante le forme, tentate di recuperare. Lo rifacciamo finché qualcuno non mi dice che il tempo è finito. Pronti? Neutro. Tenete. E uno. Due. E tre. E quattro. E cinque. E sei. Sette. Otto. Nove. Sguardo all'orizzonte. E collasso. Di nuovo. Uno. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, colà! Provate a farlo anche insieme, deve essere una cosa più. Io sento un rumore che viene dagli inferi, non che viene da qua. Chiamate la roba che sta qua su, qua è più vuoto. Qua veramente c'è qualcosa da far venire su, oltre alle sedie. Sì? Così, per sperimentare, visto che è quello che serve, volete, chi ce l'ha ancora legato, sperimentare cosa succede se lasciate le mani libere, senza pensarci, lasciatele andare, non è, in questo momento non è importante. Posizione neutra, dritti, forti, dalla punta dei capelli all'alluce, ed è uno, e due, e qualcosa di più vicino, tre, qualcuno vi chiama dietro, quattro, zani, cinque, giù, sei, sette, otto, nove, colà! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, colà! Uno. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, colà! Rimanete lì,
senso è che io non faccio questo, andava abbastanza bene, ma tentare di capire che non è questo, allora mi sono sopravvalutata, diciamo non è questo, ma è proprio che per un secondo io sprofondo giù. Adesso non mi verrà mai, comunque è tutti insieme solo questo. Pronti? Scusate, adesso lo... Ancora. Giù! Proviamoci, pronti? Neanche subito. Le braccia... Però, ho detto, non ci pensate, però guardatele. Per quello che sono in quel momento lì. Non decidetelo prima, ma se... Puta caso, io sono andata in giù, le mani sono così, le mani sono così, le mani sono così, sono così, sono così, cioè, questo è già una storia, questa non è una storia, è una relazione però, improvvisamente non è solo la gamba in avanti, il corpo dritto, la gamba piegata, tesa indietro, c'è qualcosa lì, è un'altra cosa, no? Uno, due, tre, quattro, cinque, 6, 7, 8, 9, collasso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, collasso. 1, 2, 3, 4. Aspettate, aspettate, rimanete. Pronti, belli di qua, sistematevi. Natalia, questa è molto sexy, ma non è esattamente quello che dobbiamo fare. Fronte di qua. Tum. Esatto. Non tutto perciò, io sono rimasta così. Un unico blocco. Come delle latte, decisioni chiarissime. Cosa c'è che non va? Pensaci. No? No, così di direzione proprio. Qualcuno ha chiamato lì. Qual è la maniera più chiara per far capire che qualcuno ti ha chiamato lì? E attiriamo. Un'ultima volta. Tentate di andare, voi siete sul posto, ma il vostro personaggio sta, cioè se poteste, se non fosse legato così tanto alla terra, volerebbe da una parte all'altra, cioè uno è, cioè, quindi fate sentire questa tensione qua, il fatto che una parte di voi, boom, è questo che vi tende, che c'è una parte di voi che è piantata a terra e l'altra che, forse per lei, se non state attenti, vi parte da una spalla. Vedete il vostro braccio qua? Pronti? Altro mondo. Immagini del Settecento, grottesco, barocco anzi. Ancora prima, molto più carino, molto più... Addio! Vedi un po'? Pronti? Vedete anche le braccia cosa fanno, ma prima di tutto voi siete questo. Spine sui piedi. Pronti? E uno, e due, e tre, e quattro, cinque, e sei, e sette, e otto, e nove. Fortissimo. Collasso! Wendy, sono a casa. Guardatevi tra di voi chi fa parte del mio gruppo, chi non fa parte dall'altra parte, allargatevi. Allora, avete una bella busta carica, no? Di 29 giorni. Tutta questa roba che è stata messa dentro serve, si può usare. Si può usare già da adesso, non è che si deve usare fra un anno. Anche fra un anno, ma anche da subito. Per esempio, questa mattina il mio amico Capo ha fatto fare delle cadute. Allora, queste cadute, per esempio, possono essere usate per lo svenimento.
se aveste saputo fare lo svenimento in questi 29 giorni, qualche volta invece di giustificarvi improvvisamente. Perfetto, vi portavano via in barella e ciò che era fatto, non si parlava senza parole, era perfetto, vi avrebbero portato via, vi dimostravate, era fatto, invece non lo sapeva le mani. Quindi, svenimento. Con Gatta avete già visto che c'è questa specie di avvitamento, è proprio questo. Il segreto è, voglio andare verso l'alto, quindi sospensione verso l'alto, e poi comincio a fare quel lavoro dell'ubriaco che facevamo l'altro giorno, perché poi tutte le cose si mettono insieme, magicamente. Si possono mettere insieme, si possono mischiare, e quindi, svenimento, io sapevo fare questa cosa qua l'altro giorno, quindi, però la faccio lenta, perché se la faccio così, non funziona, la faccio lentamente, sospendo in alto, comincio a girare, nel frattempo qua sciolgo, mi metto liquido, e mi appoggio, faccio quello che fai. Questo è più eclatante, chiaramente con rotolo, perché palcoscenico con pendenza 6,5. Quindi non lo fate da lì perché non avete spazio, ma venite in questo fantastico centro che ci siamo ritrovati qui improvvisamente, quindi lo usiamo. Questo è il luogo dello svenimento, quindi io ci vado, sto qui, sto benissimo, e poi improvvisamente buongiorno Antonio, giro, buongiorno Antonio, vengo per il mister Antonio. Avete capito la dinamica? Sto qua, sto ancora su, c'era mio marito. Non ho detto una frase a caso, eh. Perché lo hai fatto? Eh? Ti ricorda qualcosa? Non proprio così, però un mancamento, no? Potrebbe servire. Quindi, la dinamica è chiara? Sì. Adesso vi verrebbe tanta voglia di fare una domanda, ma non la farete. Quindi, questo, ditevi sì, la dinamica è chiara. Perfetto. Quindi vengo qua, sospendo, giro, mentre giro lentamente, vedete che faccio? Mi appoggio proprio, io sono in pianta massa e lo faccio, quindi si può fare. Mi appoggio, vado giù. Alla fine il trucco è, per far vedere proprio la bocca, è proprio morto, si è fatto proprio male, uso questo, la gamba, il piede. Senza farmi male, non la testa, perché potrebbe essere l'ultima volta che lo fate. Chi vuole provare? Vai, Pisa. Bellissimo. Non avrei una seconda chance perché l'hai fatto subito bene. già hai anticipato l'esercizio che segue. Chi va? Uno dall'altra parte sicuramente, perché ci piace la simmetria. Ecco qua, Marcello, ci hai pensato bene. Oddio, il laboratorio. Era carino, peccato che non c'era l'avvitamento. Avanti un altro, grazie per aver partecipato. Massimo. Oh. Bene, datemi anche questo, che fa la differenza, ma ho fatto una bella scuola di teatro. Se ci volete mettere anche un sospiro, aiuta. Perché sta con questa festa a bere, a festeggiare, magari il botto qualcuno non lo sentirà, ma se avete fatto il sospiro e il botto, qualcuno si gira. Ok? Dai, chiamatori di attenzioni, questo è un bel metodo. Brava Rossella. Ma poi dopo alla fine date proprio questo. Proprio ecco, è morta. Ok? Fermatelo, a un certo punto fermate questo sacco di patate per terra. Chi va? Non fatevi complimenti. Ok, adiós, chao.
Lascia le braccia, lascia le gambe, lascia più le gambe e le lasci nell'abitamento. È come immaginate che siete una vite che entra nel pavimento, però per assurdo parte vite ed è solida e diventa liquida. Che magia creata! Chi fa? Vuoi rifarlo? Rifallo. Lascia andare le gambe e abitati. Meglio, devi lasciare più le gambe. Meglio. Hai dato una culata. Bisogna appoggiarsi. Per quello le gambe sono importanti, perché io faccio così, non do la culata, perché qua la tentazione è dare la culata. Invece io appoggio qua e non la do, perché la prima cosa che appoggio in realtà è l'esterno del polpaccio. Io. Cioè dovete fare in modo di trovare cosa potete appoggiare prima invece di dare la culata. Appoggio. Quella cosa che facevate prima con gatto. No? Vi ricordate? Avete fatto la spesa e avete comprato quella cosa. Quindi per fare questa torta l'ingrediente già c'è. Chi va? Hai dato una giornata da Oscar. Non mi sono fatta male per me. Però non ti sei fatta male perché evidentemente hai allenato il culo a farlo. Ecco, diciamo che non avete i culi allenati a farlo e diciamo che non vi dovete fare male, e in 40 repliche quel culo a un certo punto ti farà male se cadi tutte le volte così. Invece se cadi come... Questo, cercate di fare... Giocate la rotazione, a che serve secondo voi? Ad abbassare, sì. È più semplice. Ma non cadere il porto. Più semplice. È un truccaccio di merda. Se no fate cose intellettuali. Le girare. No. Sostenerti con la testa. Siete troppo intellettuali. Fregate, state fregando. A non farsi vedere. Per bravo, a nascondere, a non farsi vedere. Nascondo, giro. Ah. Che cazzo ha visto che ne so? Lo vedo perché mi giro, li confondo col giro. Ok? E intanto piano piano scendo. Chi va? Mamma mia, adesso è brutta la voglia. Ok, buono, più, cerchi di andare più. La dinamica. Chi va? Bene, più. Poi senti più questo. Sospende poi. Ok. Chi va? Se hai girato ma non sei sceso. Giri per scendere. Gira, piega con le ginocchia. Come fai a scendere se non pieghi le ginocchia? Oh. Quando piegherete le ginocchia potrete fare tutto. Scattare, camminare. Quando starete così potrete fare il ginocchio. C'è un ruolo solo in tutto il teatro italiano. Ginocchio. Questo. Però questo qua sta andando ad un'altra cosa. Che c'è in questa prova aperta? Ecco, lì serve. Altri genitori, Chiara. Questa è la tanto di panico. Vediamo al tanto di panico. No. E viene prima del centro e muore fuori luce. Perché c'era un cono di luce, perché il regista non vuole far capire che lì sverrà una persona e metterà un bello spot qua gigantesco. Quindi l'attrice è svenuta di là. Quindi tutti gli attori che hanno fatto le prove hanno fissato che lei moriva lì, vanno Chiara! Sono Chiara! Succede questo, capito? No, invece noi siamo reattivi. Sveniamo nel punto giusto e se l'altro per caso
l'impendenza rotola e vado a cercare dove cazzo sta, prima di dire chiaro che si è tenuta, perché una volta la mia amica non è uscita di scena, ha fatto sei sempre al solito, ma io ti odio, doveva uscire e non si è aperta la porta. L'altro che era in scena con me mi fa, hai visto? Se n'è andata. Io mi giro e lei stava dietro la scena. Ho parlato quello del pubblico per dire, voi vedete come me che sta là, no? Sì, abbiamo riso tutti quanti insieme, lei ha scontato la critica e lo spettacolo è andata male. Allora, pensate allo svenimento, perché tornerà utile. Prendete spazio tra di voi come se aveste una grande gonna dell'Ottocento, tutti, uomini e donne hanno la gonna, ma dove vai? Sì. Spazio, nella fila, avete questa grande gonna e soprattutto avete anche il filo, guarda, due cose insieme, pazzesco, e cioè avete anche il filo del flaner, quello bello tenuto. Il flaner ha una cosa molto simpatica che è il famoso dito nel culo. Ok? Ecco, vedi, qualcuno ha capito subito il fatto. È quello lì, l'avete colto. Ieri non ve l'avevo detto, ho pensato solo al filo. Il filo a qualcuno aiuta a pensare al filo, ad altri aiuta a pensare al dito nel culo. Quindi, se vi serve il filo, usate il filo. Se non vi serve il filo, usate il dito nel culo. Stiamo parlando di dito nel culo, tu sei appena tornata al bagno, sei impressionata. Gonna, prendete spazio, forse state un po' spazzati perché avete queste gonne molto larghe. Valeria, vuoi partecipare al gioco della gonna? Dai! Com'è? Non riesco a stare in piedi, tu hanno già parlato con Danilo. Va bene, grazie. Non lo sapevo. Allora, stai seduta con la gonna. Con la gonna là. Oh, meravigliosa, perché le donne si siedono anche. Guardate, stavano sempre in piedi perché sedersi era veramente un casino. Quindi con questa bella gonna e il ditino nel culo e la corda che tiene, ecco, questa bella posizione, alta, e guarda avanti. E allora c'è un gruppo A, che è questo qua, e c'è un gruppo B, e cominciano a camminare nello spazio. Non saltellando, è come se stasera vedrete la donna del tenente francese, camminate nello spazio, come avete fatto ogni mattina, ma avete le gonne, non si devono toccare! Non si devono toccare, aria tra di voi, non camminate sulle uova, Marcellone, guardate avanti, siete sicuri, se nell'Ottocento guardavi per terra, non acciaccavi la merda, ma sicuramente non ti cagava nessuno. Camminate tra di voi, questo è andato incontro, è la schiena è tenuta da questo filo e guardate avanti, andate avanti, questa camminavano così, adesso quando mi dicono 700 non ci aveva presa nessuno, c'erano dei tempi veramente molto larghi, non è vero, è una strozzata, a volte andavano a velocità 7 queste gonne, non si toccavano ed erano tenuti da un filo, e a volte queste braccia non c'era bisogno che stessero lì, ma stavano lungo il corpo e la gonna c'era comunque, lungo il corpo, non dietro sul culo, Silvio, lungo il corpo è una cosa precisa, lungo il corpo, però c'era sempre questa gonna, c'era sempre aria, wow. E non facevano rumore quando camminavano, no, pensate, come noi, non facevano rumore, e a volte la velocità era 9 addirittura, perché c'era il ballo, c'era il ricevimento della regina. Però avevano sempre la gonna e non facevano i passettini, perché avevano questa grande gonna. Sto qui. Muovevano, no, velocità no. E dovevano andare al ballo, c'era la gonna pure. Lezione di piano, vedete? Perché Orlando. E a volte la velocità era 10 perché la regina ti tagliava la testa, non correvano passettini, non facevano, non era ancora arrivato con jogging, non c'avevano le cuffiette alle olimpiche, andavano, e a volte fortunatamente finalmente entravano a palazzo, la velocità era 5, salutavano, sorridevano, avevano un bel sorriso sul volto anche se si erano fatti una corsa
c'erano il fiatore, stavano bestemmiando dentro di loro, ma in realtà sorridevano, felici. Erano insieme, gruppo A e gruppo B. Poi succedeva che a un certo punto il gruppo A, quando sentiva il clap, si fermava in una cosa che voleva dire non mi lasciate. Non l'ho detto, quando sentiva il clap. Ha sentito il clap il gruppo A? Non credo. Mentre il gruppo B, quando sentiva il clap, si fermava in una frase che era sei pazzo. Velocità 6, avevano fretta di farlo. Gruppo A, non mi lasciare. Gruppo B, sei pazzo. Non lo potevano dire in pubblico, quindi lo facevano capire nel modo in cui si fermavano. Non mi lasciare A, B, sei pazzo. E tutto ripartiva come se nulla fosse. Con questo bel sospiro, dopo che avevano espresso questo sentimento incredibile, un bel fiatone ci mettevano. Poi a velocità 7, perché stava per iniziare il concerto di Beethoven, stavano per andare, ma avevano sempre queste gonne larghe e non facevano sempre rumore. Ed erano pronti, ed erano tirati da un filo, avevano un dito nel culo e guardavano avanti. Quante cose facevano insieme. E poi il gruppo A, a un certo punto, fermandosi, faceva capire fermati subito. E il gruppo B faceva capire tu mi turbi. Che turbi? Tu mi turbi, tu mi fai tornare la testa. Ok? Grazie. Merci. E stavano anche a velocità 8 così, con questa urgenza di dover dire questa cosa, cercare quella persona dell'altro gruppo. L'A cercava il B e il B cercava l'A. Tutta la serata, la festa, tra milioni di persone si cercavano A e B e poi si fermavano e dicevano fermati subito e B diceva tu mi turbi. E poi ripartivano come se nulla fosse. Ripartivano con queste gonne gigantesche, con i diti nel culo e la faccia sorridente nonostante il dito nel culo. Qualcuno gradiva. A un certo punto A voleva prendere iniziativa e diceva ti aspetto di là. Ma non poteva farlo capire, cioè doveva farlo capire ma non agli altri, doveva farlo capire a B ma non a tutti gli altri. E B rispondeva, m'ammazzo! E andavano a velocità 8 a quel punto, sì perché è sempre più urgente la cosa da dire. E riempivano tutti gli spazi, non si andavano a infognare perché avevano queste gonnone e dovevano riempire gli spazi e non dovevano fare rumore. Perché se venivano beccati gli tagliavano la testa, porca puttana. E le tette delle donne? Quanto parlavano le tette delle donne? E i pettorali degli uomini? E quel filo ogni tanto tirava per le tette. Eccole, fantastiche, la gonna dietro che balzava. E a un certo punto A diceva B, ti detesto. E B rispondeva, sono tua. Ma sempre e soltanto quando sentivano il clap e stavano a velocità 8, mi sembra, no? Le tette, il sorriso di circostanza della festa, la velocità 8, non facevano rumore dei piedi, dito nel culo, filo tirato, non robò Silvio, gonna, 800, e poi... ti detesto a sono tua, riempivano tutti gli spazi. Quante cose facevano insieme nell'Ottocento. Ti detesto, sono tua. E poi ripartivano.
ripartivano verso nuove avventure meravigliose. Ripartivano verso nuove avventure meravigliose. E a un certo punto A, alla velocità 9, con questa urgenza doveva dare una notizia molto importante. La notizia era: avevano spazio tra di loro, non si ammucchiavano, erano la gonna. La notizia era A, sono incinta! E a quel punto B sviene. Velocità 9. A, sono incinta, B sospira e sviene. Gonna, seni, non gobbe, filo tirato. Qualcuno se lo sentiva che l'altra era incinta perché è svenuto prima. Va bene. Puoi rientrare anche tu, Valeria, questo lo puoi fare, anche da seduta. Ah, ok. Ci mettiamo in cerchio? No, seduta là, dentro. Dentro, grazie. In cerchio con gli altri. No, seduta con la sedia dentro. Facciamo un bel cerchio, dobbiamo avere la possibilità di vederci tutti. Adesso cerchiamo di scaldare un pochino la voce per non farci male con l'esercizio che faremo dopo. Quindi sappiamo già che dobbiamo respirare con la pancia, che si prende aria dalla bocca, e quindi respiriamo. Scusate, non c'è, vai e poi quando torni ti inserisci. Sì, grazie. Allora, respiriamo, io faccio una cosa e voi la ripetete, solo quando ho finito, ok? Mi raccomando la pancia, non andate di gola, eh?
Thank you.
loro sono i tuoi capi e tu devi chiedere un permesso. Attenzione, prima di parlare vogliamo sempre di sentire la parte della pancia, se no ci siamo scaldati la voce inutilmente. La carta della caramella è blu e la carta della caramella è blu. La carta della caramella è blu. La carta della caramella è blu. Non siate buoni, eh? La carta della caramella è blu. La carta della caramella è blu. È l'ultima possibilità. Giocatela bene. È venuta solo no. La carta della caramella è blu. Si è mosso qualcuno? O magari ci ricordiamo. Allora. C'è il tuo sottoposto e siccome l'azienda è in crisi devi licenziare. Non ho capito, scusa. Siccome l'azienda è in crisi devi licenziarlo. Il tuo coccodrillo è blu. Non è questa la frase. Prova a ricordarti la frase che l'hai detto l'ultima volta. Il coccodrillo ha i denti aguzzi. Il coccodrillo ha i denti aguzzi. Il coccodrillo ai denti aguzzi. Va bene, grazie. Adesso Lorenzo, qui c'è la tua fidanzata e ti ha tradito. Il signor Arancione ha i capelli bianchi. 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 L'ultima possibilità? Signor Arancione e i capelli bianchi. Non ti hanno creduto. Allora invece questa volta Elisa sei tu che hai tradito. E la parte è? Le orecchie della giraffa sono altissime. Le orecchie della giraffa sono altissime. Le orecchie della giraffa, vabbè. Adesso tu sei il loro capo e hanno fatto male il lavoro che ti avevi ordinato.
C'è un gruppo di formiche sopra la montagna. 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 C'è un gruppo di formiche sopra. Rossella, devi fare una dichiarazione d'amore. Dice la persona che hai sempre desiderato. Ho i capelli tutti intrisi di miele. 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 Vabbè. Marcellino, devi sedurli invece. Cioè, te li puoi portare proprio a lei. Va bene? La città la canta nel giardino di Mr. Blue. La città la canta nel giardino di Mr. Blue. La cicala canta nel giardino di Mr. Blue. Che sei fermato? Ancora. La cicala canta nel giardino di Mr. Blue. La cicala canta nel giardino di Mr. Blue. Ok, grazie. Nicola, tu sei un operaio che vuole fare la rivoluzione. Ha deciso il sindacalismo. Ho i capelli dritti perché sono felice. Ho i capelli dritti perché sono felice. Attenzione. Pancia. Ho i capelli dritti perché sono felice. Ancora. Ho i capelli dritti perché sono felice. Ho i capelli dritti perché sono felice. Ho i capelli dritti perché sono felice. Allora, Maurizio. Maurizio, la tua mamma ti ha appena sgridato. Perché hai fatto una baracchella. Devi andare a chiedere scusa. La mucca e la pecora non possono stare insieme. La mucca e la pecora non possono stare insieme. La mucca e la pecora non possono stare insieme. Non siate buoni perché vi fa ridere, eh? Deve essere un bambino davvero pentito. La mucca e la pecora non possono stare insieme. La mucca e la pecora non possono stare insieme. La mucca e la pecora non possono stare insieme. Va bene. Luisa, tu sei il loro capo e devi dargli l'ordine di fare un lavoro. Devi essere autoritario. Il maiale è amico del bue e non del cavallo. Il maiale è amico del bue e non del cavallo. Il maiale è amico del bue ma non del cavallo. Bravo. Va bene. Va bene. Dunque, adesso abbiamo un altro pallone che
ai propri dipendenti. La catena del garretto è arrugginita. La catena del garretto è arrugginita. Carretto, carretto, bravo. La catena del carretto è arrugginita. 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 Va bene, grazie. Allora, Berta, lì ci sono i tuoi figli che hanno potuto una brutta pagella. Scherzi da scuola. La caramella è a gusto di miele. La caramella è a gusto di miele. La caramella è a gusto di miele. Va bene, grazie. Facciamo un'altra dichiarazione d'amore? Il foglio bianco fatto tutto a pezzetti. Il foglio bianco fatto tutto a pezzetti. Il foglio bianco fatto tutto a pezzetti. Va bene. Però intanto abbiamo finito il tempo, però vi volevo far notare che come siete disposti. Tra le due persone qui della fila ci sono almeno 30-40 cm. Il lato è tutto appiccicato. C'è un esercizio che facciamo, non esclude tutto quello che ci siamo detti in 29 giorni. Questa è una cosa che ci siamo sempre detti di guardare dove siamo, come siamo posizionati, perciò facciamoci attenzione sempre, non lavoriamo a compartimenti stagni. Purtroppo il tempo è finito. Linda, chi ha sbagliato? Purtroppo ci sarebbe anche loro che dovrebbero farlo, ma abbiamo finito il tempo. Allora su voi e giù voi. Vediamo di fare un giro più veloce. Subito. Con tutta la nostra facciata. Prego, dopo di voi. Attenzione, non si dà, non si spacca. Armando. Ci si può mettere un quarto d'ora per fare gli spostamenti? Appena ascoltato.
bloccato tutta la piscina. Preparatevi una frase voi adesso, non ve la dico più, così andiamo più veloce. La carta della caramella è rossa! 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 Mauro, sono in questo posto e hanno fatto male il lavoro. La frase è pronta, mi raccomando, eh? Così denunciate come le ho fatte io. Non ce la fate? Il coccodrillo ha i denti aguzzi? Il coccodrillo ha i denti aguzzi! Va bene. E tu devi fare una dichiarazione d'amore. Ce l'hai la frase? Il colore giallo è vivo. Il colore giallo è vivo. Vai, vai, continua. Il colore giallo è vivo. Il colore giallo è vivo. La sentite? Sì. Acusticamente dico, eh? È vivo. Il colore giallo è vivo. Va bene. No? E tu sei un sottoposto e devi chiedere un permesso. Oggi devi andare lì. La mia maglietta è gialla. La mia maglietta è gialla. La mia maglietta è gialla. La mia... Va bene. Valeria, sono tutti i tuoi figli e devi raccontare una fiaba. La sedia è troppo lontana. Una fiaba? La sedia è troppo lontana. La sedia è troppo lontana. La sedia è troppo lontana. La sedia è troppo lontana e la sedia è troppo lontana. La sedia è troppo lontana. Va bene. Adios. Loro sono due figli e gli voglio spiegare come si gioca a pallone. Con la tua fase. Che cosa pensi di fare dopo tutto questo? 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 Proprio la frase che ho scelto. Per ti giustificare, non c'è bisogno. E allora, noi facciamo un sottoposto che ha combinato un pasticcio. Gli animali corrono nella foresta. Gli animali corrono nella foresta. Non recitarlo, eh? Vera, vera. Gli animali corrono nella foresta. Va bene. Chiara è il tuo fidanzato e ti ha tradito. Il pavimento a Bordeaux. Il pavimento a Bordeaux.
Il pavimento è bordato. Grazie. Va bene. Hai capito. La mela rossa è sul tavolo. 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 L'ultima volta, l'ultima possibilità. La mela rossa è sul tavolo. Va bene. Dichiarazione d'amore. Ho i capelli dritti perché sono felice. Ho i capelli dritti perché sono felice. I capelli dritti perché sono felice. Ho i capelli dritti perché sono felice. Ho i capelli dritti perché sono felice. Va bene. Quando si sta lì non si sta manine. Sempre siamo qui dentro, siamo sempre con i 29 giorni alle spalle. Roberta. Seduzione, seducimi, li puoi portare a letto. Questo teatro è occupato. Questo teatro è occupato. Questo teatro è occupato. L'ultima? Va bene, beh, è il tuo fidanzato e gli devi dire che sei incinta. La maglietta è rosso. La maglietta è rosso. La maglietta è rosso. La maglietta è rosso. Beh, l'ultima possibilità. Sei incinta. Non sai come la prenderà. La maglietta è rosso. Va bene. Allora, sei un sottoposto, Cristiano, e devi chiedere un permesso. La penna ha finito l'inchiostro. La penna ha finito l'inchiostro. Meno corpo, solo la voce. La penna ha finito l'inchiostro. La penna ha finito l'inchiostro. Ultima possibilità, prendi fiato. La penna ha finito l'inchiostro. Vale. Dunque, sono i tuoi allievi? E devi spiegarmi la lezione di storia. Oggi il tramonto è molto rosso. 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 Va bene. Natalia, sono tuoi amici, li vuoi invitare ad una festa. La pagina bianca è in persi. La pagina bianca è in persi. Va bene. Adesso, loro ti piacciono, sono tutte donne che ti piacciono, però ti hanno detto di no.
Non sei capito, scusa. Però ti hanno detto di no. Il macellaio è chiuso. Non ho più tempo per ripetere le cose, ma soprattutto voi non avete più tempo. Anzi, il tempo ci sarebbe, perché non essendo una messa in scena, non essendo spettacolo, c'è il tempo da poi fare tutto. Ma voi non avete più tempo per capire come cambiano le cose. Quando si dice non abbiamo più tempo, non è perché uno vuole cagare la minchia, è perché è esercizio. Anche quello, il tempo. Per cui, ogni volta che farò, si parte a meccanicità, ok? In qualsiasi momento della giornata. Voglio sapere se è chiaro per tutti. Marcellone, non fare così, perché tanto ti beccherò sicuro che non te parte. Per cui te lo dico prima, senza che ti arrabbi. Non avremo tempo per dirci delle cose personali. Scusate il tono, ma non sono arrabbiato. Sto entrando a lavorare. Ormai dovreste sapere. Non avremo tempo di dirci delle cose altre, e anche per non fare la cosa dell'abbandono, non aggiungiamo le cose. Ci diciamo oggi, così, domani c'è altro da fare. E non finisce domani, finisce il 37, lo sapete. Ed è vero, eh? Ormai lo sapete, queste cose sono vere. Se ci mettiamo, se ci applichiamo a questo tutti, diventano vere delle cose che sembrano irreali. Qui si può fare. Qui si può fare. L'avete visto ieri con quella bambina? Non avete mai cantato
la canzone in quel modo, è arrivata la cosa ed è successo. Allora questo deve succedere anche se la bambina non c'è, anzi si va a prendere il ricordo, la qualità di quel lavoro e lo si ripete incredibilmente, si ripete che la cosa di anima che è successa ieri si può fare. Questo è una cosa che dovete portare a casa, perché l'avete visto succedere tante volte. Via via dirò delle cose appunto singole. La cosa che invece voglio dire a tutti, la dico e poi ve la spiego. Non vorrei essere messo nei vostri curriculum, non perché mi vergogni di essere nei vostri curriculum, lungi da me pensare questa cosa, però chiaro, non verrò a controllarvi perché non avrò modo di farlo. Però se non fate questa cosa, fate un passaggio in più, perché questa non sta nei curriculum, è un'altra cosa, non sta in tutta la vostra formazione, forse, per assurdo, non so, forse sto mese vi formerà più di tutta la formazione che farete, non ci credo, ma forse sarà così. Ebbene, non ci sta questo nel curriculum, forse proprio così rimarrà vivo. Non mi stampate quel curriculum, fatemi questo favore. Ok. Forse non citerò tutti, ma tanto da qui al 37 dirò qualcosa a tutti singolarmente, se non qui non se la prendano chi non me l'ha citato adesso, ma proverò a farlo con tutti. Comincio da te, Marcellone, perché da te inizia il viaggio, con la poesia del giorno, per cui non prendertela come, perché non penso che tu sia più indietro o più avanti, non c'entra un cazzo. Togliamo queste cose, che sia chiaro per tutti. E sapete che è così per me, che non sono parole. Nessuno è meglio, nessuno è peggio, non era questa la storia. La storia era un'altra, il viaggio era un altro. Per cui, per esempio, anche stamattina, Marcello, ci devi pensare, perché riguarda anche quello che è successo quel giorno che sei andato. Stamattina c'era Tony che dava in club e al club vi dovevate fermare a fare una cosa. Tu almeno un paio di volte ti sei fermato. Il club non era stato dato, tu ti sei fermato, comunque. E allora, in questi casi no, succede, sono sbagli, no? E si ferma, oh cazzo, ho capito male, che fa? Prende e riparte. No, vorrei dire anche questo. Il gruppo continuava ad andare, tu ti sei fermato, guardare tutti, per cui siccome non sei stupido, allora devi capire che cosa succede lì. Guardavi tutti, vedevi che tutti andavano e non ti prende di parte che ha venuto. No, continui a stare lì e a guardare, come dire, perché non si sono fermati loro. Tu non ti chiedi perché ti sei fermato tu quando non eri in club, ti chiedi perché non si sono fermati loro. È lì il ponte, Marcello, sta lì. Tu non sei né disattento, allora intanto mi chiedi perché tu o ti fermi prima del club o ti fermi 8 ore dopo il club, se c'è un segnale tu, o prima o dopo, quasi sempre. E poi quando te ne accorgi sembri non vederlo, forse non te ne accorgi neanche, li guardi e dici ma perché non sono fermi? Lo so, è così. Non sono un analista, ma non si tratta di analisi. Passa anche da lì forse, ma è altro, no? E te la dovrai vedere tu questa cosa, perché è così. Valeria, è chiaro che il dolore c'è tutto, l'infiammazione c'è tutta, però non è un caso che tu oggi sia così. Perché uno, è una caga terribile di domani. Due, ti neghi i passi avanti che hai fatto, evidenti, in pochissimi giorni. Te li neghi e dici, mi metto a sedere, non ce la faccio. No, ma sto parlando io. Lo so, Valeria, questa è un'altra cosa, perché cominci, tu o ti giustifichi
ti giustifichi o giudichi. Inizia sempre per giù. O ti giustifichi o giudichi. Adesso ti stai giustificando e se vedi qualcuno che fa la faccia come a dire sì, c'ha ragione Danilo, lo giudichi. Oh, e stai parlando, e ancora, lo so che non li stai neanche guardando, ho fatto un esempio, Valeria. Ok, allora, pensi che, io ti faccio, pensi che farai, se pensi che il problema sia la figura che farai domani, pensi che sia migliore fare questa di figura domani? E per te, che cosa sarebbe importante per domani, Valeria? Lo so che ti viene da non puoi parlare, Valeria, ma non perché non puoi, perché sono un fascista di merda, così forse la capiamo. Non puoi parlare, perché non ascolti. Se parli non ascolti, vedi? È un continuo di non mi stai, non ti stanno arrivando le parole che ti dico. E allora, no, non mi stai ascoltando, mi stai mettendo solo le orecchie. Non mi stai ascoltando, Valeria. Stai mettendo le orecchie. È un'altra cosa. Va bene? Va bene, perfetto. Mi sembra che sia carissimo, no? Ma non perché lei è... Questo serve a tutti. No, però io questa cosa adesso la dico, ma chi gli ha detto che io sono ridotta così pensando alla figura ridotta di domani? Oh, un'altra cosa, non lo so qualcosa. Per lavorare con i miei compagni. Ma certo che ti e piace. Allora? E allora, è chiaro, l'ho già detto in testa, è evidente che il dolore c'è, è evidente che c'è tutto, ma io ti sto dicendo altro, Valeria. Non l'ho già predefinito, l'ho cambiato. Non si tratta, no, non si tratta neanche di andare. Succede a tutti, anche a me succede. I certi acciacchi, facci non caso. Non sono una malata immaginaria. Non è immaginaria, è vera, non vuoi capire, lo vedi che non mi ascolti? Certi acciacchi veri, assoluti, che tu non ti alzi dal letto, veramente. Non sto dicendo che non è vero. Il mal di schiena, se è piegato veramente, a me succede. Esattamente prima di quando deve succedere qualcosa che mi riguarda molto. E il fisico, sai cosa fa? Non è né la testa né la cosa, non è niente. Il fisico fa, trac, ti ferma. Banalmente forse. No, è vero, il dolore, lo ripeto. Non ascolti, non serve. Vabbè, tanto neanche tu ascolti, Daniel. Perché non è il mio momento di ascoltare, sta a te ascoltare. E va bene. E va bene, certo va bene. No, per cui non è servito neanche questo. Non ti è servito. Io invece penso. Io invece penso che non ti è servito. Va bene, infatti va bene, e ancora va bene. Ti lascio lì, Valeria. Sì, sì. Vedi? Ma non per te la rispondo, non sono papà. Questa è la modalità. Ti... Guarda quanto ne stai facendo. Guarda quanto ne stai facendo. Ma non ti sto colpevolizzando, voglio che tu le veda. Perché io non ci sarò più e nessuno te le dirà più, perché tu non te le dici, perché noi, per noi stessi, non ce le diciamo. L'ho detto a tutti, sono il tuo specchio questo mese. Usalo. Usalo, veramente. Ho finito. Io all'11 comincio, perché all'11:05 arrivano questi ragazzi. Voglio essere pronto. Perché dobbiamo cominciare. Scusami Valeria, se c'è qualcosa di offensivo, veramente scusa. Ma non c'è niente. Lo so, lo spero, insomma, cerco di non metterci. Sicuramente il tono, ma voglio veramente... Ok, quello che veramente voglio dire è che, perché ti giuro, lo fa anche il mio corpo. Quando non voglio affrontare... Quando c'è una cosa, il mio corpo mi mette a letto. Succede veramente, non ci sono cazzi. L'ultima che ha avuto, infatti poi me lo ricordo, l'ultima volta che non è che non mi alzavo dal letto, mi dava delle scarche che andavo giù per terra. L'ultima volta sono stato 3 ore a casa mia senza potermi alzare da terra. 3 ore che mi sono sentito un bel, allora ho pensato a cosa potesse succedere un giorno che avessi avuto 70-80 anni da solo in una casa, al 6° piano, senza riuscire ad arrivare neanche a prendere il telefono, Valeria. Perché il giorno dopo, non te lo racconto perché sono cazzi miei, perché il giorno dopo dovevo andare a fare una cosa che mi dava molti problemi fare. Il mio corpo non mi ha fatto alzare dal letto la mattina che dovevo, il giorno prima della mattina in cui dovevo fare questa cosa. Non mi ha fatto alzare dal letto. Quello è vero.
Non sto dicendo che è finto, non è ipocondria, sto parlando di un'altra cosa. Lascia però, ti prego. Sì, Noa, il compito che ti ho dato, forse ho sbagliato a dartelo, nel senso che tu questa modalità che è bellissima ce l'hai di tuo. Allora, tu sei il folletto, è un'altra cosa. Devi capire quando andare e quando non andare. Soprattutto quando non sottolinei il tuo modo di fare. Benissimo, tranquilli, tranquilli a sedere. Vedi, Marcello, alla prima hai già mancato. Ma non è mica perché te l'avevo detto, avrei potuto scommetterci, no. Avrei potuto scommetterci tutti i soldi che ho in banca, che sono 2 lire. Sono certezze, ci sono delle certezze. E queste sono delle certezze. Eri fuori tempo e si parte un po' di mani da terra. L'esercizio non è quello. Sto parlando di questo, ok? La fabbrica, in piedi, per cui l'hai mandato. E mi sudi, ovviamente. Sempre. C'hai da alzare la mano. Almeno adesso alzi la mano. Un mese fa il termine dicevi che salve, ti senti bene? Sono partito da quello. Almeno un passaggio evidente c'è stato. Ok, basta, poi non... Non è una questione di singoli, come ognuno ha le sue, io sono pieno. Però ovvio, è una situazione diversa. Le mie è facile non farle vedere adesso. È facilissimo per me non farle vedere. Devo fungere da specchio, per cui mi ci nascondo dietro lo specchio. Per cui non si vede, forse avete visto lo stesso. Forse non saprete mai, né voi né loro, quanto ho finto, quanto ho fatto veramente, quanto sono veramente così e quanto non lo sono. Allora, il problema è non quanto io sia una testa di cazzo, o quanto non lo sia, o quanto sia in grado di fare questa cosa e quanto non lo sia. Il problema è che siamo sempre noi. Lo dice sempre Pirandello, e ne parleremo tra poco anche con i ragazzi. Quello che appariamo, quello che gli altri vedono, quello che gli altri decidono che noi siamo, quello che gli altri vedono, decidono che noi siamo, in cui noi ci specchiamo e diciamo, ah sì, io sono questo. Quello che pensa Jacopo di me, ritorna, sì sì, io sono questo. Lo vediamo quello che pensano gli altri. E ci mettiamo anche lì dentro. Per cui ci sta anche che io abbia visto e mi sia messo a fare. E che vi ha aiutato tutti, tutti i 37 quanti siete. Il fatto di dire, ah sì, lui è una testa di cazzo, ogni tanto perde il capo, è nervoso, tirerebbe una bottiglia in testa a qualcuno sicuro, la prossima vedrà che lo fa. È servito a tutti questo. È servito a tutti. Danilo, non ho capito la tua ultima frase. Sì. Che è servito a tutti il fatto di pensare che il vizio fosse tutto mio, che fosse una questione di carattere, una questione di non gliela fa, o di fascismo, o non gliela fa reggere, o è fascista inside, alla fine. È servito a tutti. A me meno. Forse, non forse, sicuramente poi ne parlerò quando ci sono gli altri rispetto al lavoro che faremo, ok?
queste 48 ore che ci sono rimaste, che forse sono... anche perché diventeranno un sunto, una... sono questo domani io farò di tutto perché sia come adesso. Chissà se vi eviterò questa figura internazionalmente sputtanata, perché forse non la penserebbe così. Chissà, forse questo potrei farlo domani. Non lo potete sapere. Forse verrà qualcuno a dire sadico, brutto pezzo di merda, domani. Non succede. Non lo potete sapere. Ma domani sarà così, come tutti i giorni. Esattamente come tutti i giorni. Ve lo faccio scordare al pubblico, non vi preoccupate. Ve lo farò proprio dimenticare. Non solo, ma dovrete anche, se io racconterò per la 12ª volta, o per la 27ª volta. Salutiamo Antonio. No, alla fine ci servirò pasta. Sia che... Eri abituato diversamente quando c'era Letti, lo so. Certo. Lo so. Questa scena domani sarebbe fantastica, perché se vuole vengo. Sì. Poi la scrittura va scritturato. Preso. Facciamo un contratto ad Antonio. Ti vorrà dei soldi sicuramente, vero Antonio? Assolutamente no. Ah, ok. Ho già dato troppo, guarda. Buona giornata. Grazie Antonio. Potrò rifare 12 volte la 12ª o 15ª volta l'analisi del testo di Mirandolina. E per voi deve essere la prima volta. E senza fingere, eh? Sì? È il vostro lavoro di attori. Come se fosse la prima volta. E andassi a ricordare quell'emozione lì. Stasera l'ho visto quando abbiamo fatto quella specie di sfilatina per i ragazzi. Non ce l'ho più che le faccio, no? Ah sì, Roberto c'aveva. Solo Roberto, su tutti quanti sì. Solo lui. Gli altri là, sì, vabbè, alla candela, sì, due voi. Amo capito. Ecco, amo capito, lo fate dal 31 in poi. Ok? Domani, come lavoro di attori, è come se fosse la prima volta, e senza fingere. Non me ne devo accorgere. Non me ne devo accorgere, perché sennò salta tutto l'impianto. Salta tutto, va a buttare tutto. Ok? Così come non solo va a buttare, ma è proprio è il vostro lavoro di attore. Come se fosse la prima volta. E questo, quando farete gli attori, lo dovete fare 100, 200 volte in un anno. Sì, esattamente questo. Come se fosse la prima volta. E allora memoria sensoriale. E allora riaprire. Béranger, aprire. Non giudicare sempre, aprire. E se ne fa, come ciao. Sempre. Proprio addirittura ciao, arrivederci. Questo è. Sul filo di lana, la pentola, è più importante di cosa c'è dentro. No, là, qua. Grazie. E libera, se ne già doveva andare 15 giorni fa. L'altro giorno, il giorno di Maurizio e del sadico, già se n'era riandata ed è stata ripresa, adesso non la ripiglia più nessuno. Adesso siamo liberi. Adesso siamo liberi. Adesso è una sua scelta. Non vi intristite. È un peccato, certo che è un peccato, ma è un peccato per lei. Di questo dovete essere tristi. Se lei tiene la faccia giudicante, io glielo devo dire. Mi dispiace, sono il suo specchio. Non lo sopporta? Non è un problema mio. È un problema suo. Perché questo lo voleva fare da tempo. Perché lei ha sempre pensato che io sia un fascista del merda. E che con questo si è salvato il suo di problema, che è questo che avete appena visto. L'ha affrontato veramente? No. E infatti è ancora qui, vivo. Ha finto di averlo affrontato, anche con me, ma soprattutto con se stessa. A me non mi cambia niente, al grande dispiacere, che è grosso, ma
Poi analisi, stacco, a me non cambia nulla. A chi cambia qualcosa? A lei, non a me. Io questo lo so, io le ho già fatte queste scene. E mi hanno già bastonato. E ho già smesso e ho capito qual era il point. Io l'ho capito, ma non perché sono figo. Semplicemente perché ho 52 anni. Per cui queste cose mi sono già successe almeno altre 20 volte. A me, personalmente, forse ero peggio di lei. No, forse, sicuramente ero peggio di lei. Mi dispiace per lei. Vedete? E poi fingiamo che va tutto bene, no? Stamattina vedevo tutti, ah sì, voilà, questo va, sì, voilà. Poi domani, Luisa, cosa... Spiegano cosa che sarà sì, voilà, cosa procura domani. Quindi, raccontalo a loro. Si mangiano l'uno con l'altro. Una serie di bestie che si mangiano l'uno con l'altro. Che cosa procura questo? Ah sì, ah tutto bene, come siamo fantastici oggi, che esercizi riusciamo a fare stamattina. Procura domani? Una serie di bestie che si mangiano l'uno con l'altro. Allora non è finita, finisce il 37. Allora vuole la stessa concentrazione e non diventare tristi come al solito, come abbiamo fatto tutte le volte, si cambia il mondo subito, perché allora la tristezza è dove ci andiamo a nascondere. Oh, Dio mio, come sono fatto male. Tutto questo discorso ci si va a nascondere dietro. Oh, Dio mio, che festa di cazzo che è, pure oggi rompi i coglioni. Questo discorso mi ci vado a nascondere dietro. Quello che è stato appena fatto. Per cui cambiare il mondo ora, adesso. Adesso, perché è stupido, e adesso bisogna cambiare il mondo. E se quella signorina francese che si è appena andata avesse aspettato solo 2 minuti, adesso l'avrebbe capito. Devo uscire dal teatro subito se decide di andarsene. Non voglio sentire bacetti e salutini, fora. Siamo nel mondo adulti, da adulti e si sbaglia da professionisti, per cui fora. Che già da qui a là, perché lo so, perché è umano, già le saranno venuti dei dubbi. Allora che cosa fai? Cominci a andare a baciucchiare? Ma mica perché tu pensi di andare a baciucchiare lui. No, stai semplicemente dicendo, sto facendo bene? Ciao, ciao Tony, che bellezza, che bellezza. Cazzo sto a fare, ma perché non sono sbagliato? Ciao Daniela, bello, grandissimo, peccato c'era Danilo, ma che perché se no sono giù e non sono su? Allora io questa perdita di tempo non te la concedo, vai fuori, perché allora forse ti viene subito a galla, non lo disperdi nei 18 bacetti che dai. Perché non c'è bisogno di fare discorsi per singoli, tante queste cose sono comuni, sono di tutti noi. Non sono un genio ragazzi, perché mi sono messo a disposizione, buongiorno. Ragazzi, se siete anche voi, veramente pistolotto di 5-6 minuti e cominciamo a lavorare. Grazie. Il nostro è finito. Ci vediamo il 37 agosto. Vi aspetto il 37 agosto e non sono più il vostro specchio. Sono tornato una persona nuova. Allora, fai veramente 5 minuti di pistolotto, però forse vanno fatti così. Capiamo noi che cosa andiamo a fare assieme. Una cosa semplice, ovviamente, da capire, no, soprattutto da spiegare, da capire, è il fatto che saremo 50 persone oggi e non lavoriamo insieme da 30 anni. Qui ci vuole molta attenzione fra tutti noi.
e in questo dobbiamo imparare da loro, come abbiamo visto ieri. Non sono capaci di fare le cose e star qua con me. Sto facendo questo e sento anche sì l'attore dove è in battuta. Per cui imparare da loro questo. E scambio. Anche questo fa parte del nostro lavoro assieme. Una loro qualità non ci serve mica, quella loro qualità non ci serve mica. E anche quello di non essere concentrati così, che non possono permetterselo. Che devono fare delle cose di sicurezza o di fatica, e tu non puoi stare così. Perché sennò dopo mezz'ora sei morto, e invece l'americana deve andare su. Tu non puoi permetterti di essere morto, perché sennò muore la gente che è in scena. Poi impariamo da loro questa cosa. Allora, una roba su Pirandello, così chiara per tutti cosa proviamo ad andare a fare. Chiaro, non devo pensare, questo è un consiglio che vi do a tutti quanti, di pensare al quadro generale. Come vi ho detto ieri, se vi fidate al quadro generale ci penso io. Cerchiamo di essere specifici, se ognuno è specifico nel suo, disegniamo bene il quadro generale. Il quadro generale non è che io lo disegno. Io farò in modo di far tornare la cornice, poi il disegno è tutto vostro. Più siamo specifici, ognuno nel suo, più questo disegno viene bene. Allora, Pirandello, questa è la tradizione, questo uomo di tradizione fa una cosa precisa, cerco di provare a spiegarla in poco tempo. Teatro, specchio della vita. Proprio una sua frase, e poi viene dai greci. Io vado a teatro, uomo, da una con la vita normale, così mi vedo, così vedo quello che io sono, quello che sono i simili come me. Questo è il dato. C'è un passo indietro. La vita, lui dice una cosa precisa perché la studia molto bene. La vita non è fatta solo di una cosa, solo di realtà, di verità. Anche nella vita c'è finizione. Ok? Lui dice questo e lo dimostra, e poi ormai è scontato per tutti noi, ma 100 anni fa non era così scontato questa cosa, la psicanalisi stava appena cominciando, lui la studiava benissimo perché aveva un problema in casa, sua moglie era fuori, di cui lui sì, l'avrebbe fatto comunque, ma sulla psicanalisi si è proprio applicato, lui sapeva in Italia quello che faceva Freud quando ancora gli studiosi di quel ramo o qualcosa che poteva assomigliare al ramo di Freud, italiani ancora non ne sapevano un cazzo, per dirvi che persona era e quanto era approfondito il suo studio sulla psicanalisi. Per cui uno nei suoi 100.000, vuol dire, questo ripetere sempre quello che dicevo prima, quello che io appaio a Cristiano non sarà quello che io appaio a Marco, quello che sembrerà a Daniela non è esattamente quello che io sembrerò a Isa, e così, e così, e così. Per cui è lo stesso, e poi a questo aggiungo, Quello che di me vedo in Isa penso che sia la realtà, no? Mi associo ad una cosa, forse perché mi torna quello che vedo di me in Isa e non quello che vedo di me in Daniela. Uno, nessuno, sono questo e quello, tutti che mi chiamano, ci sono novelle, romanzi, in continuazione, anche teatro. Questa vita lui dimostra che non è una ferma da una parte, ghiacciata, che è in un solo modo, che ha una verità solo una faccia, è fatta, si gira, è fatta di tante sfumature, per cui c'è dentro realtà e anche finzione, perché forse io finto di essere una cosa. Realtà e finzione, benissimo. Allora qui dice, non dice solamente adesso metto davanti lo specchio che è il teatro, no, questo lo sposta e poi comincia a studiare il teatro, profondamente, così come ha fatto per la vita. E si accorge che il teatro non è uno specchio parlato e basta. Dentro, anche lui, anche il teatro, è fatto di realtà e finzione. Nel teatro stesso. Il teatro nel teatro. Perché c'è qualcosa anche qui dentro, nello specchio, che è fatto di 100.000 sfumature, di cose che possono apparire e non essere quelle. Perché una cosa che appare qua, giù, non so cosa significherà, o quello che io sto facendo in questo momento, anche al mio stesso compagno di scena in quel momento sembrerà altro. Per cui, anche questa cosa è fatta di 1000 sfaccettature.
Anche questa cosa è fatta di realtà e finzione. Che cosa succede allora? Quando prende la vita, come avevo detto, il dato iniziale, il teatro specchio della vita, che succede quando metti queste due, tu le hai realizzate bene, ti rendi conto di quello che abbiamo appena detto? Cosa succede quando metto la vita di fronte a quest'altra cosa che ha lo stesso tipo di qualità, perché è umana, è fatta dagli stessi uomini che sono uguali, altri uomini che sono uguali perché sono uomini, hanno le stesse cose, le stesse, sono a fare teatro, che è lo specchio della vita. Cosa succede? Come specchia? Per cui realtà, finzione, teatro nel teatro. Questa cosa per dire è una cosa semplicissima rispetto a quello che faremo ogni giorno. Per ripetere questa scena domani, questa stessa scena. Domani non, oggi, siccome avviene adesso, in questo momento, ora, ci sembra vera, reale. Domani ripetuta questa stessa scena, nelle stesse posizioni, con Martina che si gratta la pancia in questo punto del mio discorso, e poi sorride, Massimo che si gira e sorride, la posizione dove ho messo le scarpe, questo che poi è il teatro, no? Se la volessimo ricreare, dove l'ho messo? Allora là, là ci sarà qualcuno che guarderà, lo fa il regista, eh? Allora tu eri messo là, no? Poi un po' di cose le trovo io, ma, che cosa succede domani, quando questa scena andiamo a vedere? Diventa falsa, certo, ma siccome tu hai un obbligo contrattuale, intellettuale, da teatrante, di farla vera, o quantomeno di farla sembrare vera, vedete come cominciano ad associarsi dei verbi che sono strani, delle parole sono strane. Sembrare vero. Sembrare vero per fare, facendo cosa? Una finzione. Comincia ad associarsi due, tre parole, veramente in contraddizione fra loro. E questo è quello che è l'altra dimensione. Quella che Pirandello non può esplicare, ma che per esempio nei suoi personaggi ti salta agli occhi. Se vi capita di leggerlo, quando arrivate alla fine, dici, sono io che non sto capendo un cazzo, che è così, o lui è troppo complicato, no, perché non ti metti in questa cosa qua. I sei personaggi chiedono agli attori di essere vissuti, perché sennò loro non vivono veramente il loro dramma di personaggi. Per cui lui fa dire a delle cose che non ci sono, dei personaggi che devono vivere una realtà, una verità strana. E chi gliela deve far vedere? Degli attori, che di solito fingono. Cioè, che succede? La figliastra se ne va da questa sala, gli altri spariscono, e lei se ne va, ridendo, in carne ed ossa. Che cazzo succede? È quello che proviamo a far succedere domani. Questo è il point. È proprio questo. E non ci pensate più, perché a questo ci penso io. Nel senso, cercate di essere specifici in quello che dovete fare. Un esempio. Domani andrete via, come sempre, finito il riscaldamento, ad andare a prendere le scarpe che sono di qua. No? Che cosa vi verrà di fare? Di prepararle. Perché domani è la giornata particolare. No, non ve le preparate. Ci sta che domani non le troviate, proprio perché domani è la giornata particolare. Allora andate ad indagare che succede. A uno, perché voi che cosa dovete? Domani c'è questa cosa di ritornare in scena, no? Non sarà come tutti i giorni che poi vado a mettere scarpe e devo fare la seconda parte del laboratorio. No, non uscirò così, in automatico già domani uscirò con. Speriamo le scarpe siano di porto. No, vedete come si altera la verità, ma già questo è teatro. Già questo cambiamento è teatro. Forse quel cambiamento è più vero, è la cosa vera che starà succedendo in quel momento. Allora, quello che vi consiglio di fare le scarpe, mettetele come vi pare, aggiustarle anche se avete questo bisogno.
ma andate ad indagare che vi succederà poi. Invece, fingendo che non sia domani, domani fingere che sia come gli altri 29 giorni. Ah, io fumo una sigaretta. Oh, cazzo, lontano. È una finzione, come dicevo prima. Io la locandiera l'ho già spiegata 12 volte. Domani sarà la tredicesima. Fingere che sia la prima volta che lo sentite. Questa cosa creerà, a parte non sputtana, e forse non importa, perché comunque è sempre teatro e teatro. Anche se qualcuno di voi dovesse dire per caso, allora mi stava la tredicesima volta, ci racconti, mentre io faccio capire che è la prima volta che avviene. Anche se dovesse succedere, per caso, che uno dice che rottura di cazzo la tredicesima volta dicendo un altro, quello è già dentro, è già teatro nel teatro, già lo è già un'altra dimensione, non si scappa, lo vedete che non si riesce a uscire, non ci si riesce. Allora, siccome non ci si riesce, allora proviamo a essere, non pensare a questo, non pensare al fatto generale, proviamo a star lì, proviamo a vedere cosa succede se io invece dico no, è la prima volta, mi metto in questa condizione, e succede altro, vedrete che succederà altro. Il viaggio nostro di domani è questo, non è andare, non dobbiamo fare lo spettacolo. Dobbiamo fare, e questo ripeto sempre, è una prova aperta, perché è una condizione data. E vediamo che succede con una condizione data ripetuta in un posto come questo che è specchio della vita che non c'è. Noi diremo subito che loro non ci sono, come le sei personaggi, quelle sei messe qua all'inizio, quelle entrare con loro che fanno sempre esercizi. No? Fanno già segnala loro non ci siete, non, come siete personaggi? Quelli entrano, il pubblico entra e c'è un capocone che sta provando il gioco dei parti. È annunciato, vedete come è annunciato, sei personaggi, il pubblico entra in una sala, tra l'altro la prima volta al mondo qui dentro, è ben strano rifare qui dentro questo. Vedete come si riflette, lo vedete come primo c'è anche questa cosa come va in questo? E come muta? Come siamo, come a un certo punto non sai perché non è spiegabile questo. Questa è l'altra dimensione, è quello di cui siamo fatti. C'è qualcos'altro. Pirandello sa che c'è qualcos'altro. E non lo esplica con le parole, lo fa accadere. E noi domani proviamo a farlo accadere. Può darsi che non succeda nulla. Lasciatevi facendo tutto quello che deve fare, chi deve dire la signora A, chi deve tirare la corda, chiunque fa quello che farà normalmente. È chiaro, Adriano sono anni che tira su corde, no? Però che se domani si ha solo questo pensiero, questa, no? Come lo sto facendo? Lo sto perché Danilo ieri mi ha detto. Lo vedete che già gli ho fottuto? Eh sì, lo vedete? Già gli ho, no, l'ho messo in una condizione, cazzo, vaffanculo, perché mi ha detto sta cosa, la cosa che io sotto faccio naturalmente? Benissimo, l'ho già fottuto, e allora che cosa gli succederà domani? Nel momento in cui fa vaffanculo, è lì che dico, molla, no? Continua a fare quello che stai facendo, e vedi che cosa succede. Facendo passare tutti questi pensieri, e se io mettessi una macchina qua, a riprenderti questi pensieri, noi li vedessimo il 32 d'agosto, vedremo tutti i passaggi. Questi li vedremo tutti. Ed è esattamente il teatro, il teatro. È esattamente il teatro, perché non esiste, c'è, è la vita. C'è tutta la sua vita qui dentro. No? Per una volta non, la sua vita di macchinista, quella fa tutti i giorni, per una volta non coperto dalla quinta. Per cui lui questo di solito lo fa che non c'è, è in un luogo dove si fa qui finzione, dove si fa teatro, ma lui non si mostra di solito, se non in casi eccezionali, di solito c'è una quinta, no? E invece domani, perché l'ho svuotato? Perché domani lui ci si deve mettere in questa condizione. Quelli che facevano all'inizio sempre già, che iniziano con dei macchinisti che si muovono, quelli erano macchinisti veri. No?
Poi con gli anni hanno cominciato a fare degli attori, facciamo quelle cose lì. È inutile che vi spieghi come tutto questo comincia a diventare, no? Ok, è finita la pipa su Pirandelli. Anche perché più affondi e più diventa, adesso l'ha lasciata perché è di questo tipo, di cose. Per cui, come vedete, ritorno a quello. Oggi noi proveremo le cose che domani saranno casuali, che dovranno sembrare casuali. Noi oggi le proveremo. Come quel discorso appena fatto. Invece le cose che dovranno sembrare precise, tipo la scena, no? I tre pinter, no? I finali, abbiamo detto che sono la scena. Quindi non li proveremo oggi. Per gli attori. Proveremo cosa c'è intorno, tecnicamente. Ma voi non le proverete. Per lasciarvi un grado di casualità in quella cosa che deve essere precisa per domani. E dare un grado di precisione in quella cosa che domani dovrà sembrare casuale. Dovrà sembrare casuale che tre persone vanno di là e quello passa di là. Non so come dire. E oggi la ripeteremo. Dovremo montare, oggi avverrà automaticamente come è successo ieri, no? Forse domani faremo altro, ma oggi tenterò a farvi rifare la stessa cosa che Isa, Alessandro, Daniela e Riccardo hanno fatto ieri, per esempio, no? Non per rifare quella, che non mi interessa, va benissimo quella, la cosa in sé, ma anche un'altra, ma per vedere che cosa succede nel rifatto, no? Nel riprovato, così domani potrete fare tranquillamente altro, scenograficamente, ma con un'altra qualità. Per cui proveremo le cose che sembreranno casuali e non proveremo le cose che dovranno essere precise. Per cui vi risparmierò tutte le analisi del testo, ma domani sarà la prima volta che vi sentiremo. Tra l'altro anche qualcuno di voi c'è stata l'analisi del testo, per cui sono sorpreso a questo pezzo. Hai capito la signora? Ma non lo recitare. Se non sapete cosa fare, non fatelo. Perché viene meglio. Come se parte la mano del Pitt. Alla Alyosha, per capirci. Io ce l'ho il punto dove sembrerò vero, pur averlo fatto otto volte. E ne vai e fai delle cagate e fantastiche. Non fatelo. Ok. Ti divertirete molto di più, perché al momento in cui ti starà per partire e tu lo farai, entrerà l'altra dimensione, succederà qualcosa che sarà quella reale, vera, come fai a dire che sarà vera? Ma sarà reale, realtà, finzione, finisce con il giovinetto dei sei personaggi. Però il colpo è vero, se ne va, partono due attori, un'attrice, la prima attrice, il primo attore, vanno qui dietro, sono andati qua veramente, qui in questo posto, qui, no? Qui, su queste tavole, qua, che mi vengono i brividi, tornano e una dice, sta male, è morto, l'altro dice, ma che è morto, finzione. È morto un personaggio, cioè uno che rappresenta una cosa che non c'è. Tra l'altro fatta da un giovinetto vero, invece di carne. Non è un oleogramma. C'è un attore che ha fatto il giovinetto. Per cui altri due attori, con accordo, imparandosi la memoria, tornano dentro dicendo uno realtà e uno finzione. Non finisce mai. Ma, ok, stiamo per iniziare, siete finito con la pipa. Ah sì, una cosa rispetto alla lunghezza. Questo è chiaro, non c'è un problema, è chiaro che delle cose domani sera non potrà, ma non per una cosa di spettacolarità, ma per anche per concentrazione nostra, anche perché appunto saranno molto stanchi tutti, non potrà durare 8 ore. Io vorrei riuscire a farle tutte le cose senza correre, ok? Dovrò tornare intorno alle 2:30, non so,
tra le tue e le bellezze, non di più. Per cui ci sta che questo video solo loro lo sanno salvare alla fine. Non perché mi fa schifo, ma perché l'ultima cosa è delle 5 in scaletta, per cui ci sta pensando. Io la vorrei fare. Detto questo, oggi, piano, possiamo anche finire a mezzanotte. Io me lo riterrei, proprio per non caricare. Proprio per non, per il discorso appena finito di fare, proprio per non caricarlo di... No, per non farlo diventare quella cosa là. Tanto voi quello che sapete fare lo sapete fare. Loro quello che sanno fare non è questo il punto. No? Per cui cerchiamo di finire presto. Ci saranno dei momenti creativi oggi nella giornata. Prendiamoci tutti. Non voglio limitare il tempo. Adesso, domani dovrò farlo, sappiatelo. Per forza. Oggi c'è libertà nel momento creativo, va benissimo, assolutamente. Però vi chiedo, come impegno comune, di pensare già oggi a contenerlo, non so, come idea, no? Siete assolutamente liberi per il tempo, siete assolutamente per tutto siete liberi. Però pensiamoci a questa cosa del contenere, diventa un po' l'esercizio di oggi, l'attenzione e il contenimento del tempo. Allora, cominciamo subito e ci sentiamo un po' di cose e cominciamo, nel senso, diciamo, allora, la cosa comincerà, intorno alle 18 per noi, una cosa così, cominceremo a fare un riscaldamento come sempre, come ho detto, il pubblico entrerà alle 9 in punto. Entrerà da quella porta là, da quella centrale entreranno, rispetto all'esterno, la porta platea. La porta platea, segnatelo per favore, sarà aperta, così come facciamo quando apriamo. Per cui chi passerà fuori potrà entrare, questo tanto per informazione. E poi il pubblico andrà sui palchetti, non andrà in sala. Se ci dovessero essere 700 persone, non credo, da dove i palchetti cominceremo a metterli in platea. Ma la visione è in lontananza, li teniamo lontano, gli diamo la cosa di guardare, che è veramente piano, guardare la finestra, se avete letto, se in tu quasi più o meno c'è, che guarda lì, va a spiare qualcuno o qualcosa, ok? Qui saranno lontani, qui si è già cominciato, c'è questo esercizio, quello là che diventa l'esercizio sperimentale, ai 10, quando qualcuno degli aiuti mi dirà, siamo ai 10, vero? La mezza la diamo alle 9:15, così ci capiamo, ok? Alle 9 entrano, è il quarto, è chiaro per tutti? È il quarto alle 9, diciamo alle 9:15 deve essere finito l'esercizio fade, quello che diventa di passaggio. Evidentemente a quel punto gli attori andranno a mettersi le scarpe, come fanno tutti i giorni, a quel punto il palcoscenico sarà vuoto e a quel punto voi sarete già dentro. Adesso vediamo come ci sarete arrivati. O qualcuno di voi ha voglia, e questo così come oggi, avrà partecipato all'escatamento dalle 6:30, quello che sarà, per cui sarà qui, che si andrà a mettere le scarpe da un'altra parte, non là, che è quella zona, non per fare la distinzione, o nessuno avrà partecipato, per cui dobbiamo capire come arriverete e adesso ne parleremo. Loro saranno andati fuori e a questo punto vi chiederò, e oggi lo proveremo un attimo, capiremo questo passaggio. La situazione serie sarà questa, e questo quello che vedete come sarà. Per cui vi chiederò di mettere le sedie in un modo qualsiasi che decidete voi al momento, che loro non sapranno perché saranno fuori. E per voi sarà richiesto che al rientro lavoriate con le sedie messe nel modo in cui loro vi metteranno. Come vedete, cominciamo a squilibrare le cose, no? Delle novità, qualcosa che non si sa che succede, proprio per dare delle sveglie di casa. Vediamo come entrate voi. Sono aperto a consigli, suggerimenti, idee, sono assolutamente aperto, però il tempo stringe, per cui quello che mi è venuto in testa è quello che faremo se non ci sono idee
che sposta. Molto probabilmente quando, sulla parte finale dell'esercizio, prima che fosse arrivato, io sarò qua, verrà Mauro, voi non sarete ancora dentro, verrà Mauro e parlando piano, come si parla piano quando, no? Un abituato, come se gli venisse il dubbio, ricreiamo quello che è successo negli ultimi 48 ore. Si dovrà sentire, non se non importa. Già si capisce che è qualcosa, anche se non sentono, no? Adesso questa cosa. No, qualcosa esce, non sarà semplice, va recitato questo. No? Per cui lui poi a un certo punto si convincerà forse, ma la volta. No? Che ne so? Qui forse sarete da parte, sarete di là, sarete di qua, questo non mi interessa. Questo decidete per voi. Se qualcuno è già dentro, no, sarete da parte, a me non interessa. Per cui entrerete ed entrerete quando loro non ci saranno, per cui sarà un ingresso. Ci sarà, evidente, no? Forse non la sfilata, perché no, per la sfilata, allora faccio la sfilata, no? Lo so, ma è chiaro che non. No, capite cosa posso farti oggi? O se no invece mi nascondo proprio, che è l'esatto opposto che fa lo stesso effetto. Non sono qui. Io da di solito sono dietro le quinte. Ti è venuto un testa qui, no? A metà tra le due cose, diciamo. Una sorta di finta verità, o di real finzione. Sarà tutto così domani, eh? Ok. Per cui a che punto ci siamo? E a che punto? Le sedie. Allora, e qui siamo ancora, rientriamo in quello spazio libero, ovvero che vi invito a sviluppare a fine prova comune. Oggi pomeriggio avete delle cose da fare ancora, da aggiustare, ma ancora robe da decidere voi che io non voglio neanche sapere bene. Per cui è proprio libero. Se capiamo che qualcuna di queste sedie non è qua, ma per un macchinismo, per un'idea di macchinismo, Mauro, non si è perso il tuo passaggio? Sì, allora te lo dico, siete appena passato. Abbiamo detto, c'è questo esercizio alle 9, visto tu, bisogna sapere di me, alle 9 entra il pubblico, alle 9 meno 4 è la mezza. Loro sanno già da un quarto d'ora che siamo qua. Il gruppo, diciamo macchinisti, così ci capiamo, se qualcuno domani si vuol fare riscaldamento o un pezzetto solo. Se tutto il gruppo non è qua, non è qua, di sicuro non è di là, diciamo, che è la zona attorno, qualche modo. O forse sì, forse non è così importante questa cosa. Mentre sono qua, questo sarà da un lato, succede una scena che la dobbiamo fare, non la proviamo, la facciamo domani al volo. Cioè ricreiamo in piccolo quello che è successo in questi due giorni. Come succede? Che ovviamente tu sei un uomo di teatro, lo sai che quando c'è gente lavoro non ti verrà di fare. Andate, ma che cazzo! Ma Mauro, ma Motri, cioè che non è importante che sentano, che capiscono che sono, no? Che cosa finito? Mamma che vede la casa, vaffanculo a me che mi sono sentito. Bene, siamo ragazzi da noi, no? Diventa là. Loro saranno fuori, a quel punto lì ci siamo, siamo arrivati appunto. A quel punto lì, come dicevo, loro sono fuori a mettersi le scarpe, bisogna portare le sedie in scena e mettergliela loro in un modo che non sapranno, oggi non lo sapranno. Oggi se mettono con le armi non metteremo in un modo. Dove? Non si sa. Per cui dovrei, allora, queste sedie, siamo arrivati a tutte le sedie, e questo lo provate oggi, non ci sono problemi. Queste sedie, queste come saranno le sedie domani. Per cui queste sedie devono venire su, e devono essere messe in quel modo là, in qualsiasi modo. Per cui, se avete, se oggi pomeriggio vi vengono delle cose, anche una sorta di macchinismo, le 5 sedie appese, tipo quella, no? Dovrà sembrare che vi è venuta al momento. Per cui, se sono 27 sedie e capite oggi che nel tempo del loro cambio di scarpe, è chiaro se poi domani stasera mi dite, Dani, una cosa se la siamo inventata, forse ci siamo due minuti in più, il tempo di là, ci stanno problemi, ovvio, queste sono le cose che decidiamo. Ma se vi viene in mente che quella cosa lì
inventandosi tipo, ah sì, ah, vuole, che so, può partire da, ah vuole fare, vuole fare cosa, vuole fare l'artista e poi gli faccio un paese. Se capite, no, che questa idea della sedia appesa là, cos'è, fa 5, può essere fatta in velocità e non è, e non telefona, ma continua il racconto, ma non telefona, stanno a fare 5 sedie del macchinismo, e allora lo facciamo, no? Che diventa. Allora a quel punto lì ci sorprenderete, perché appunto loro fanno l'esercizio con le sedie e vedono 5 attori indietro, per esempio, queste, no? Se l'altre sedie chiederò a loro. E l'altre sedie stanno lassù, volevi fare l'artista? Ecco delle, per esempio, che potrebbe essere la continuazione di questo, adesso questo è un'altra cosa. Se capite che non ci sta, e io non interverrò in questo vostro lavoro creativo, se capite che non ci sta, stanno qua. Ok? Non si appellano, non si mettono da nessuna parte. Pilotto, loro vengono, improvvisazione delle sedie, e di questa improvvisazione vi chiederò almeno un paio di punti da cui passerete. Scusate, e uno è quello della protesta, quello che avete fatto un giorno. Vedate uno, per favore. Grazie. Che è questo qua, quello di quando prendevate le sedie così. Guardate. Non so quando, ma ci dovrete passare. Non so quando. E il tutto non deve avvenire in mezz'ora, ma l'improvvisazione durerà 5 minuti. Ok? Per cui non date l'accento, che la prima cosa che fanno è questa, eh? Ma capisci? Non deve, deve sembrare vero una cosa che avete fatto in improvvisazione, che è allucinante. No, pare impossibile, è il vostro compito. Per cui questa cosa qui, ricordate? Che partiva così, larga, e sembra una roba di protesta che ci serve tantissimo a tutta la zona fabbrica dopo, no? E poi si andavano a toccare, toccavano proprio l'una all'altra, cioè, sembravano le voci dei protestanti. Questa è una cosa che dovrete fare sicuramente, e l'altra ve la dirò, ancora ce n'ho un paio in testa, non so quale sarà, dentro questa improvvisazione. Se, assolutamente sì, dovesse scattare una cosa di termine, che tanto lo fanno sicuro, perché quando non sanno che cazzo fa, si mettono a parte, esatto, è un classico, ma non perché, perché è così. Francesca l'ha fatto vicino ai seminari, quando sei caso fa improvvisazione, lui ci ha fatto le sue cose, eccetera. Se passava un tempo, che diventa sempre è sempre quello e sempre altro. Poi ne ho fatti 30 anni fa alcuni e succede così. Sono delle cose che ti passi negli anni. Se dovesse succedere questo, siete liberi di mettervi a parte, se avete voglia di accompagnare la cosa. Si state facendo altro anche martellà. Cioè, non deve essere finito, non mi metto a fare. Se ho voglia di fare questa cosa, e poi tipo, ma se incazzerà se partecipo a chi? Che ne so? Che cazzo ne so? Dividerla come volete, se avete voglia fate, se no no. Se non dovesse partire in Bagumba, meglio così. Se dovesse partire in Bagumba, vi prego, cambiate la prossima. E mi raccomando per lui, che adesso ci saranno almeno 3 colpi di del tipo boom, fatemi malleggere. Ok, perfetto. Ci siamo capiti. Dopodiché, scarpe pronte, abbiamo detto. Entrata sedie. Sedie per attore abbiamo messo, improvvisazione in sedie, i possibili vostri rumori. A questo punto parte la cosa. Vedete, Ossia ha già fatto delle luci veramente molto belle, che sembrano esattamente quello che chiedevamo, che sembrano delle luci di lavoro, ma a questo livello qua. Per cui è esattamente questo il punto. Lui è già dentro questa cosa, per cui veramente vedrete la fanno loro pazzesco. E dopo questa, semplicemente parte il Cirano. Cioè, abbiamo visto la battaglia, Cirano e Grande. Che loro hanno studiato, sono sui monologhi, faranno la cosa con le spade, probabilmente a 1 a 1, a 2 a 2, e sono una cosa del 5. Non c'è analisi del testo Cirano, spapocchiato, sono semplici aggettivi, due parole via. Dopodiché parte la domina. Durante queste cose, siccome siamo qua in mezzo, voi potete mettervi veramente dove volete. Siete liberi di mettervi dove volete.
Ancora, è così, visto l'importante, iniziamo con questo giugno. Vedete perché questo sarà giugno dopo. Cirano non ci stanno problemi. Mirandolina adesso andiamo a vedere che successione avrà, e io direi di arrivare qua, direi di arrivare alla fine di Mirandolina. Anche perché dopo parte Peter. Anzi, parliamo subito di Peter così non ci pensiamo più. Tra un blocco e l'altro, vero, che sono Cirano e Mirandolina, Peter, la fabbrica, vedi? La fabbrica è quella lì. E il Tardier, che sono questi quattro blocchi dentro, ci saranno degli esercizi che fanno uno, due, ci saranno anche per respirare, per voi, per spostare cose, se avete bisogno. Partecipate anche. Se esce una cosa che. Ma posso qua anch'io, se avete chiesto di abbracciare. E Paolo è che ci sta a fare questo? Aspetta, che ci sta a fare? No? Per esempio, qualsiasi cosa. Ovviamente. Senza né esagerare nei tempi, perché abbiamo bisogno di tempi corti, come dicevamo, due ore e mezzo abbiamo fatto tutto, e non ci dobbiamo far soffrire. Come dicevo prima, se vi viene una cosa e vedete conto è, non fatela. Meglio meno che più. I Peter, allora la successione la ripeto per tutti è guai in fabbrica, tutto qui e il candidato. Allora, viene fatto il tavolino. E molto probabilmente adesso quando a Luna viene Os, il tavolino è qua, sotto il primo nero, credo, dopo verificheremo, e i tavolini, vedete, sono qua e saranno in questa posizione, così. Adesso capiamo chi li prende, se li prendete voi, probabilmente come la regola li sistemate voi. Io sarò seduto da una parte, da questo lato, a capotavola di qua, così come è successo l'altro. Potete, ci sono le sedie anche per voi, partecipare al tavolino, così come abbiamo fatto. Dopodiché andiamo ad improvvisare il primo Peter. E questo tavolino dovrà girare, cioè dovrà portarsi da così, dovrà fare così, perché dobbiamo liberare questa zona, la luce. E ci servirà dopo il tavolino per gli altri due Peter. Il tavolino va solo per i tre Peter, mai nessun'altra cosa. Per cui dovrà girare così. Come dicevo l'altra volta, rimarrà la stessa posizione, proveremo a fare questa mia pippa, che forse è una pippa che poi la fai, tanto la sarà così uguale. Perpendicolare, laterale, non lateralissimo, perché diciamo le improvvisazioni avvengono qui e qui, per cui dovrà essere messo all'incirca qua, che si veda, perché dopo sarà un tavolino vero, per cui dopo ci si dovrà vedere in qualche modo, diciamo. Qua potrà stare tranquillamente e le scene improvvisate potranno essere lì, senza problemi. Senza appunto che si racconta la pippa, cioè come fai? Come se questo tavolino non si fosse girato, ma è come se loro avessero cambiato luogo da cui ci vedono. L'angolo della macchina, per cui ci dovremo rimettere al tavolino successivo nelle stesse posizioni. Uguale. Ricordatevi che avete vicino, ci si siede uguale. Proviamo a rimettere la sedia anche allo stesso modo, che ne so, senza, veloci, velocità, se riesce bene, se non riesce a sticcarsi. Si sta girando e qui va a guai in fabbrica, il primo, che viene provato con le due, in improvvisazione, con le due sale, come abbiamo fatto ieri. Quella di un tipo e quella di un altro. La gestione delle sale è assolutamente vostra. Cosa, come viene montato intorno, è assolutamente vostro, ok? E quello veramente ci possiamo fare oggi una cosa, domani ne fa un'altra, quella è l'improvvisazione di quei film. Nel frattempo avrò chiamato i vestiti che sono là tesi, che vengono giù qua con la spartiata, ieri venivano col carrello, lo stand, oggi invece vengono qua, e dovremo trovare una giustificazione al fatto che siamo là, ovviamente. Perché se no, stiamo a fare un'altra cosa e poi. Se capiamo e sfruttare, cosa lo serve? Devo fare tranquillamente che noi invece di attaccarci lo stand, lasciamo lo stand già con i vestiti sopra. Allora, può essere lo stampone senza vestiti, tipo. Può essere pure il tuo corde con lo sciocchetto che tu. C'è un corde qua sopra, ma andiamo giù e ce li mettiamo dopo. Tanto i vestiti già presi là. Prendi giù lo stand, cioè rimani con la parte dei vestiti dopo, no, per i vestiti dopo. Perfetto. Li portiamo qua e iniziamo. Esatto. Lo stand
Esatto. Allora, oggi saprete anche chi fa cosa. Questo sto dicendo agli attori. Toglietevi, tanto partiranno. Noi fate il primo, io fatemi. Gli altri occupate la prossima sera. No? Siete 30, le cose sono queste, quindi questo non si può fare. Qualcuno si sentirà in meno, qualcuno si sentirà in più. Sti cazzi. Capito, Piras? Che ti riguarda molto questa cosa. Ok. Scherzo. Sarà chiamata la scatola della tesseria, che così come è successo sono la scatola degli oggetti smarriti delle palle, per cui sarà preso, per cui su questo stand alla fine ci saranno i vestiti di coloro che faranno le tre scene, cioè l'improvvisazione e quella vita, ok? Questo per gli attori, per cui saranno solo quelli, non ci saranno i 300 vostri vestiti, chi non farà il Peter non ci sarà il vestito là dentro. Questo come preparazione di uno spettacolo vero e proprio, sarà così. Dopodiché, scala, intorno succede quello che vogliamo, con Osmo sono già cominciare a vedere delle luci, ma qui sono assolutamente luci di lavoro, la si fa, si prendono i camici, quelli da macchinista, se capiamo come è successo la prima volta è stato, ma c'è, non ci stanno i camici da macchinista qua? Che forse per l'operaio, no, per l'operaio deve essere giusto, che l'accello che lo sa. O è, e può essere, l'accello non entra, non si entra là dentro, c'è cioè poi. No, usiamo tutto, se vanno a prendere i camici al macchinista, perché non devono essere nello stand, gli oggetti, e vanno i primi due, qua in fabbrica. Dopodiché viene fatto il primo qua in fabbrica. E io userei questo spazio che già ho salientato con la luce, che sarà per cui tre veri Pintera vengono qua, centrali, ok? Però aspetta, non capisco una cosa. Devi. Le due scale entrano, no? Sì. Entrano insieme. Per fare l'improvvisazione. Ah, per fare l'improvvisazione tutte e due si improvvisano. Esatto, che se, ieri ho visto che... Per la finita è dopo. È dopo. Visto che per sballarsi può succedere una cosa, per quello fare sempre qua in fabbrica che per tutto qui. Per il candidato non ci sarà la doppia situazione di improvvisazione, ci sarà una sola. Anche per non ripetere, poi perché è più complesso. Quindi quella zona c'è solo uno spazio, che è quello che poi è stato quello di Rino Alieri. Esattamente, e parte dalla delimitazione di quello lì, e poi Osse l'ha limitato con... Benissimo. La vera, questo sto dicendo per voi, se no, il vero guai in fabbrica ancora non ha la scenografia. Per cui per voi oggi, io non la voglio neanche vedere, se volete parliamo, ma non intervengo dicendo questo mi piace, questo non mi piace. Mi piace farmela vedere domani, non mi interessa. Dentro quei paletti artistici, senza montare, no, con quello che ha, come è... Sì, c'è già detto, per esempio, che la scala non la vuoi, nella fine della cosa. No, direi di no. E per quella montata. Esattamente. Con le due, e poi dentro questo spazio, e con i vostri paletti di partito. Poi siete lì. Quella oggi ve la fate come voi. Se ne volete parlare, parliamo, se no la vedo domani, non ho problemi. Finisce, si ritorna al tavolino per tutto qui, giusto? Tutto qui, lì farei quella cosa che è successa ieri abbiamo, che purtroppo ha generato casini, che viene giù, non l'americana, come dicevamo ieri con Alessandro Riccardo, forse verranno, che è troppo pesante, c'è osse, poi c'ha dei puntamenti, che se gli risposti poi è un delirio. Allora, sto pensando a quei moncherini di americana, che ci abbiamo, uno qui e uno messo di là, con un faro solo, no? Anche questo ci inventiamo com'è che stanno là, che adesso poi ci possono stare, cioè, non so che c'è. Cioè, fammi vedere, sto pezzo speso, vediamo che succede a Calà, fingiamo una cosa, e qui sotto in improvvisazione, con i vestiti che si andranno a prendere, ok? Ci saranno A e B e A e B, ok? Una è messa qua, una seconda situazione che sta qua, quindi bisogna capire a Mauro e Adriano se al di fuori del Leon, tra l'altro il Leon c'è un'altra possibilità di farlo calare, se non è un pericolo lo facciamo. Per cui come abbiamo fatto ieri con A e B che provano così e che interagiscono anche scena su scena. Finito questo abbiamo tutto qui da fare, ancora da fare, vero, quello vero, sempre lo spazio limitato, che Bossa ha fatto un po' di quadrato, certo. E qui se volete, se vi interessa, se vi piace, proverei a fare quella cosa dei quei pintori, di fare questa cosa cinematografica.
solo con la luce, loro due, e quest'idea di fare appunto questo tale scenario, se mi viene da qua, se sei seduto sei qua. Okay. Se vi piace, se non vi piace, altra proposta. Okay. Finito, tavolino. Finito questo tavolino, il candidato che viene provato in uno spazio unico, non più a doppio, ok? Improvvisato in uno spazio unico, probabilmente qua davanti, da due coppie di attori, ok? Dopodiché parte il candidato. Capiamo questo se viene, se è questo il primo tocco di teatro, immagino, che questo senza essere annunciato, senza dire ah ma avanza sto pezzo nello spettacolo di Maria, non lo so, vediamo. Se come tempi ci siamo, se questa notte uno si gira tutto zatto, lasciare partire, che già potrebbe essere questo. Avverto, i due, quattro, sei attori che saranno i pinter finali, la preparazione del vestito non è a vista, è fuori, lo spiego? L'improvvisazione. Ci sarà che ti vai a prendere il vestito e te lo metti mentre loro stanno montando. Il pinter finale, qualsiasi sia la scenografia, io sono già pronto qua. Il pinter finale deve partire, cioè deve essere pronto che io dico tutto qui, e quelle devono essere vestite. E lì c'è la luce, ci sarà la luce, poi parte, ok? Per cui è chiaro per tutti, l'altro lo faremo, per cui non è che lì mi vado a fare lo stand, non. Insomma, probabilmente poi lo stand ci sarà bisogno di quello che rialzarsi quando ci sarà la scena sì, e poi rialzarsi durante il tavolino. Ok, il candidato che è questo, che va qua dentro, per il candidato avremo bisogno della macchina che noi in un esercizio avremmo visto fare prima. Noi in esercizio fanno la macchina sola. Spitarsi, non la vediamo, ce la siamo scordata, per cui i cinque della macchina dovranno essere pronti qua, come da spettacolo, è chiaro? Decideremo chi saranno, e saranno pronti qui davanti al faro che dovrà proiettarli. Dietro il trilo. Dietro il trilo, lo proveremo oggi, lo vedremo. Qui dovranno essere qui pronti, non è una cosa allora, devi partire da uno, devi essere pronti e d'attacco. Adesso vedremo probabilmente l'accensione, di solito si fa così, guardate voi con una sbracciola, vediamo, questo lo proviamo. Ed è una cosa sicuramente da provare, ma questa è la più complessa, quindi ci sono interventi esterni di suoni, no? Il pianoforte, le cose, la luce rossa. Ieri abbiamo visto la cosa, ci sono due possibilità, o di una lampadina piccola schermata rossa, no? Che accende, che è la multinazionale che comincia a comandare anche lei, no? In qualche modo, la macchina va da sola, certo. Lei non la fa più partire. Per cui anche lei è, non è solo l'EM da controllare, anche lei è da controllare. O, come dicevo, la possibilità che la macchina vada e qui ci sia uno che con una gelatina in mano, no? Faccia plac, 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 a tempo. Costernato? Dice, a ogni domanda si accende la lampadina rossa. Oggi la apriamo qui. Certo, costernato, plac. Disinvolto, plac. O se no, la lampadina. E proviamo tutti e due e capiamo. È finito Pinter ed è finito il tavolino. Questa roba non ci servirà più. I tavoli per cui possono andare loro lì, si va, poi le balle, lì non si sa. Ah, Os sarà da questo lato e ci sarà anche Valerio con la forca. Per cui molto probabilmente se porteremo delle bottiglie, delle cose, per voi, per loro se sistemano dove sanno, che loro sono più esperti di voi, per voi le bottiglie, la roba è lì, quello è l'angolo, che usatele quando volete. Ovviamente, come da antropologia, come quando la macchina andiamo, si vede. Non partiamo con le cose, vado. Guardo a prendere l'acqua, mi si vede abbastanza, ecco. E neanche l'acqua, oppure faccio finta di niente. Che è uguale, il risultato è lo stesso. Okay? Sì. Ah, ecco, sì, mi ero scordato. L'improvvisazione di qua in fabbrica, così come abbiamo fatto ieri, c'era il mio chiaro, è già successo, è questo caso. E se tirassimo sul tuo fondale? E va sul fondale. E tutto il tratto si vede la cabina. Per cui, a Mauro, a Os, proviamo a questa cabina, lasciamo la luce là. Ma guarda che sembra una fabbrica, pure quello.
L'improvvisazione di Mike Fabio, lo vedremo oggi, vi consiglio di la cosa che viene si chiama che ci sono 15 operai. Se vi va di farlo voi, voi sarete proprio gli operai, se no vi aggiungo loro, però ci stava ieri, la prima cosa, ricordi Richard, lassù, meglio di voi non c'è nessuno. Sì, va benissimo. In realtà, tu nel laboratorio che hai appena fatto, ti è permesso di dire a Mauro, cazzo stai a fare, non lo puoi fare. No, però una mia reazione ci sarà sicuramente interna. Allora, provo a parlare. Continuiamo a ridere un po'. Interno tuo è questo. Per cui già va bene questo. Ma già per il prossimo lei no, esatto. Sì, ovviamente tutti questi qua non devono diventare dei no, esatto, perché sennò cioè facciamo Peter 3 minuti e Migrelli Piersichini 10 minuti, no. Non devo anche forse meglio Peter, no? Assolutamente. Per cui sì, il fondale è andato su mattina e rimarrà su fino alla fine di tutta la storia. Per cui, come dicevamo ieri, assolutamente sì, il balcone. Capiamo ad arte, questo lo capite voi, questo ce lo vediamo insieme a questo pomeriggio, cosa eliminare da qua e cosa no. Per esempio quel cestone, io gli spazzoloni li lascerei perché forse servono per la fabbrica e sono esattamente segnati. E quelle scale là vediamo se vogliamo nascondere quella di ferro, ma perché? Non lo so, vediamo, così ci mettiamo il pittore davanti, questa è roba vostra e ci sarete insieme oggi. Per cui anche lì è da, tra virgolette, spettacolarizzare là dietro, scenografare. Vabbè, dimmi che no, le sedie, se ci sono le loro sedie, che probabilmente sono quelle di paglia. A quel punto lì non servono più perché non c'era più tavolino, loro non si sentivano più sul tavolino. Il balcone dal primo momento in poi può vivere assolutamente, in tutti i modi, cercando se si può, chiaro, anche facendo cose finte, ma se oggi andando a costruire vedete che vi serve un pezzo, non lo fate oggi. Fatelo domani, o se no ripetetelo domani. Può vivere anche di sedute. Da questo punto in poi diventa anche un luogo dove si può, a un certo punto, famose gambe penzoloni, non c'è nessun problema. È chiaro che sarà, come vedete, proprio teatro del teatro il fatto che Mauro sta recitando e vicino c'è uno, non che non so cara proprio, ma che fa un'altra cosa, no? C'è proprio un atteggiamento diverso, lo vedete? Cioè questo è il tecnico e questo purtroppo è l'attore, no? Allora, per cui questo, e però una di queste cose la farei una volta, cioè che il pubblico si sarà abituato a vedervi, sì ci sono, soprattutto che si scorderanno più come è naturalissima, soprattutto non diranno più, ci sono anche tecnici, soprattutto non pensi più, e quando non lo pensano più, non trovare il punto in cui sarebbe sparito, anche solo per un tempo. Allora lì, non c'erano anche tecnici. Mi spiego? Appena è sempre la cosa del mago, no? Fa sparire la carta indicando un luogo, però lui ti dice guarda che comincia a dire guarda, tu mi hai preso il papo e lui sta lavorando qua. Guarda, tu stai a guardare là e te la tira fuori dai capelli. E ti affrega, la stessa cosa dobbiamo fare noi. Guarda, non li guardi più, cazzo sono finiti. Per cui una di queste ce la facciamo, capiamo due. Pinter è finito, ci saranno le canzoni, le 3 canzoni, Fossati, la Ninna Nanna e lo Spiritual, non sapete mai quando partiranno, ve le chiamerò, non lo potete sapere quando, voi dovete solamente avere la qualità con cui farle, fottetele, forse non le farete. È così,
e vi rimarrà, cazzo non ce l'ha fatto fare, allora preferisco che vi rimanga, cazzo non ce l'ha fatto fare, che lo fate ed è una merda, è chiaro? La qualità, allora vivetela come non le farete, se vi vedo in palla le fate, se non vi vedo in palla non le farete, perché cantare se non sta in palla è una merda, anche recitare, ma te la aggiusti in qualche modo, ma cantare si vede subito, se non ci sei qui, e allora se non vi vedo qui non canterete, per cui sta a voi cantare queste canzoni, non a me, ok. Abbiamo finito il pinter, ci saranno degli esercizi di mezzo, evidentemente, pari per arrivare qua alla fabbrica, che è quella con le sghiacciole e i tre luoghi, no? I tre pinter li sparate nello spazio. I neon. Con i neon, con i tre neon giù, ci saranno i neon calati qua, uno qui, vedete, cioè, è pazzesca, a parte proprio la luce in sé, ma il neon qua si sì, tipo per fabbrica, perché in fabbrica sono queste cose qui, tipo col filo che da no, le cose dei jeans, sì. Viste quelle stanze con quei neon e il filo che tiene la fila di neon, sembra qui, è impressionante, è quella lì. E adesso, oggi dovremo questo capire com'è che entrano tutti questi pezzi. Siccome sono tanti, e siccome dovremmo essere precisi, io so che se lo fanno, allora ci divideremo i compiti, come abbiamo imparato a fare. Ognuno nei suoi aspetti, non tutti fanno tutto e non è una merda, l'abbiamo dimostrato. Tutti, il modo di fare tutti fanno tutto è dividerci le qualità, loro sono in grado di metterle dove dovranno essere. Allora voi sarete i portatori e quando la cosa avrà cominciato a funzionare forse qualche pezzo lo vedrete anche voi. Dall'intesa che si creerà oggi, ma se Paolo capisce che tu lo puoi mettere il pezzo, lo metti, se non è cosa lo fanno loro. Ok? Nessuno se la prenda. Mi piacerebbe una cosa d'ingresso, se riusciamo, se li va, tipo le formichine. Sapete le formichine vanno uguali all'altro, che ognuno c'ha il suo, no? E chi lo porta direttamente a Mauro Adriano. Una fila di formichine. E l'andata via, visto che parliamo subito, mi piacerebbe che ce ne fosse una cosa di trovare pure la mia. L'andata via delle schiaccioli. Esatto. No, mi piace molto che ti dia, invece è andata via. Questo, se mi volete divertire a farlo, può essere andata via per te. La proviamoci, vedete. Io lancio. Tutti si sono preoccupati per il lancio. Tutti si sono preoccupati per il lancio, ma non nessuno per la ricezione. E questa è la fabbrica. Probabilmente qualche altro esercizio di mezzo, uno, due, e andiamo a sperpino. Vediamo le luci grosse, l'ha fatta, ma questa cosa della ribalta è molto bella. E il Tardier dà questa cosa che, come lo vedrete, questa cosa che loro recitano Tardier come se fosse una compagnia, per cui nell'Ottocento, per cui anche con i loro conflitti interni, no? La penatrice che ce l'ha con la giovane arrivata, no? Lì ci possiamo proprio veramente inventare, quella è l'improvvisazione. Che so, che mettiamo che Marco, come succede, la prima dice che si innamora del macchinista figo, per cui, e c'è questa cosa all'interno, il traduttore, che è tipo macchinista, no? Per cui vediamo che dinamiche fa partire in Tardier, non nella nostra, lì, cosa fa partire lì, per cui se facciamo questa sua improvvisazione, Marco gli fa passare a lei, e quell'altra è forse lui si trombava anche quell'altra prima, e in scena ci sono le due che prima me le trombava e poi ci tromba una. Per cui vediamo che succede la scena di con queste due, che hanno il nostro problema personale, però devono essere amiche in Tardier, per esempio, no? Allora è divertente. Allora è teatro, nel teatro, già il teatro è il teatro di suo, più la nostra diventa teatro, nel teatro, nel teatro, nel teatro. Dopodiché è finita, per fortuna, perché sennò se spariamo, se riusciamo fuori dal teatro. Questo è quanto, è tutta la cosa di qua. Vorrei appunto, ripeto questa cosa, proveremo molto le cose che dovranno sembrare casuali e non proveremo le cose che dovranno sembrare precise. Da questo momento direi che possiamo cominciare a lavorare e direi di partire da... Non la proviamo la nostra Mauro. Non
No, è la nostra, no, diamo un accenno e basta, non diciamo cosa ci diremo domani. Per cui partiamo dalla situazione finale di loro, voi non ci siete, che diciamo che non siete ancora qua perché Mauro non è convinto che è stato. Ok? Molta attenzione, stiamo facendo l'esercizio quello, dividetevi in tre gruppi, ok? Questa torna a posto, le scarpe sono di là come da, da copione. Cominciamo, cominciamo, stiamo lavorando, è già lavorando. Siamo già in situazione, perché se il tempo che vi fa. Fanno davvero, Vai. Andrò. Fidare di voi quello che portate, per cui dovete avere una qualità nel portarlo e nel farlo scendere soprattutto. Partecipare al laboratorio, possiamo fare una cosa di integrazione, di inventare una situazione per loro? Mi va? Cioè che gli mettete le sedie in un modo e poi loro ci lavorano, se vi va, Mauro, se può fare, gli posso chiedere una cosa così? Se tutto il giorno così, Mauro, non andiamo da nessuna parte, Capito, però... va bene, ok, va bene. No, finite. Va bene. Quella no. Vi ha dato il permesso. Io la farei io nella realtà una cosa, no? Perché Mauro si scherzerebbe molto. Qui ho sbagliato. Vi ha dato il permesso con tutto lo diretto. Lavoriamo. Fate capire quando sono pronti loro, io non posso andare là. Non ci posso andare, però uno di voi mi deve far capire. Da adesso potresti chiamarmi.
rispetto ad adesso non lo verifichiamo, anche rispetto a loro dovrebbero esserci tutte a questo punto. Vediamo se nasce da questo, vabbè, non è male. Qua osso, forse chiederò, è osso, che la... cambiamo, ne so, pensiamo in un modo... Quando non siete convinti le potete toccare quanto volete, ragazzi, Il gioco poi non è né essere stronzi, né essere troppo buoni con loro. Non so se sono, cioè, né schiattellargli la faccia né fargli la tremenda. Quella è anche, ma sempre parte del tubo, Isaac, cosa di sicuro c'è? La nera è la tunica nera che è sul palco è la mia. Questa forse sarà qua, a questa ci penso io. Marcello, puoi vedere se sono arrivati tutti, per favore, se ci sono? Adesso, in realtà o finzione? Beh, sempre la stessa storia? Cioè, tutti i giorni la stessa storia? Che quando si... quando venite chiamati non siete pronti? In realtà o finzione? Lo so. Basta, io solo lo faccio il gioco, Mauro, tu non lo puoi fare. Tu devi stare solo dentro oggi. Se fai questo, non riesci mai a entrare, ok? Allora, questa è la situazione in cui ci hanno messo i nostri compagni e amici. Vi chiedo di improvvisare partendo da questa, non potete fare a meno di questa situazione, vediamo che cosa vi... cominciate a allargarvi su, che cosa vi fa partire. L'improvvisazione durerà, non lo so, però quando voglio io, vi chiedo solo una cosa in questa improvvisazione, di passare da un punto che avete già fatto, che è quello della protesta, se vi ricordate, quello con le sedie così, a distanza, la cosa bella è che non vi avvicinavate subito, ma diventava una protesta di singoli, e poi diventava una protesta comune, e poi vi andavate a toccare, sembravano le voci della protesta. Dovete passare solo da quella. Prego, cominciate a lavorare. Thank you.
lanciato una cosa, su. Se c'è un rumore, c'è. Visto che non vi potete permettere i rumori, se a un certo punto ne escono di violenti, usateli. Sarà un'improvvisazione vera. È chiaro che oggi ve la faccio fare così. Domani sarà vera. Oggi dovete capire come fare, come ci stiamo andando, anche come arrivare a fare quella testa. Dovete capire questo oggi. Tutto dovrà essere specifici. Sfruttate questo momento per pensare al domani. Che tipo di qualità dovrete avere domani? Che apertura di occhi a 360 gradi? Ci sono anche loro, li vedete? Sono presenti, molto presenti. E tra l'altro è gente abituata a stare sul palco, per cui diventa più forte di voi se voi non siete specifici. Rigida messa là con le braccia conserte è più forte di voi se non siete. Capisco che non ci siete dal vostro rumore di passi, per esempio. Dal vostro rumore capisco che non ci siete, adesso cominciate a esserci. Non mi qui. Sei da solo a protestare, ma anche gli altri. La posizione della sedia non è la questa, io sono al contrario, lui cambia la quando vuoi, ma è quella che c'ha Valentina adesso, questa era. Esatto. Dovete arrivare a avere tutti la sedia nello stesso modo, è una protesta di singoli che tutto un tratto scoprono di non essere da soli. Sono degli indignados che pensavano di essere scendo io in piazza e poi ce n'è un altro. Poi ce n'è un altro, e 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 poi ce n'è un altro. E questa funziona se la sedia è precisa, se la sedia è così non funziona, già ve lo dico, guardatevi, continuate a lavorare, se la sedia è così non funziona. Funziona se abbiamo tutti, perché siamo tutti. Siamo così, ascoltatemi, non ce la fate, se fate rumore non guardatemi. Riusciamo a dimostrare questa cosa se abbiamo tutti la sedia messa uguale, perché sono io da solo e dov'è che mi accorgo di non essere da solo? Perché tutti hanno la sedia come me. Se io ho la sedia così e un altro ce l'ha così, continuerò a protestare da solo. Il fatto che mi fa unire agli altri è il fatto che ci sono cazzo. Cazzo, le prime ne scopro uno, cazzo, e c'è un altro uguale a me,
e poi un altro, e poi un altro, e poi solo dopo che siamo diventati tanti cominceremo a fare. Urliamo, facciamo sentire la nostra voce, tutta, tutta, tutta. Questo è il racconto di questa improvvisazione. E non vanno rotte, e hanno una qualità. E per i singoli non voglio che si compete i soldati esclusi, la sensazione che hanno messo dentro. Valentina, entra, entra in quello che fai. Ok, diciamo che questa improvvisazione è finita, discuterò. Va bene, ci mettiamo nella posizione. Mettete sul feltro, per favore, e cominciamo. Allora, sapete, vi ho dato da preparare dei cavalli da battaglia per gli uomini di Cirano, per le donne di Mirandolina. Ovviamente adesso mi somperò le analisi. Ale, Sara, ci abbiamo mica dei bastoni. Non so, mi fai arrivare se sono alla varia altezza, perché vorrei trovare un cirano che attacca, per favore, grazie. Vai! Ti devi trovare la presa, se no, attaccare. Vediamo qui se ci possono... Ce ne hai altri così? Sì. Okay. Vai. Ah no, non è molto, messere, ce n'erano. Oddio, ce n'erano a volere, variando il tono, dire, per esempio, sentite, aggressivo. Se avessi Bernardo Monolita, io me la fatterei sulla pubblica piazza. Amichevole, deve sguazzarmi nella tazza, munitevi di giara quando voleste bere. Giusto, usali, 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 usali. Descrittivo, è una rocca, un picco, un belvedere, che dico, un belvedere, penisola. Proviamo a fare una cosa, Silvio, stacchiamo l'aggettivo da... Cioè, facciamo una cosa tipo, lo facciamo, aggressivo, signore, che naso di merda che avete, ma... Aggressivo, signore, che naso di merda che avete! E ho. Come vi porta lì il vento, così. Okay. Il titolo e poi la qualità di quel titolo, vai. Ah no, non è molto, messere. Facciamo così, e vale per tutti in Cirano, eh? D'ora in avanti stacchiamo la prima frase, attacchiamo subito con l'aggettivo. Ok, grazie, signore. Aggressivo. Se avessi per naso un monolite, io me la batterei sulla pubblica piazza. Amichevole, deve sguazzarvi nella tazza, munitevi di giara quando voleste bere. Descrittivo. C'hai anche lei là, usa tutti, 360 gradi. Descrittivo. È una rocca, un picco. Ciao signori, vedi, questa è una cosa molto italiana, che mostriamo sempre. E c'è un altro, vieni Lorenzo. Proviamo a fare una cosa di spade, un po' più centrale, ossi. C'hai qualcosa qua da mettere? Grazie. Vai. Proviamo a fare che sono tutti e due Cirano e se lo scambiano, ok? Prima cominciamo con una semplice... Come vedete, un attacca, una difesa. Però ora decidiamo. Ci si guarda negli occhi e si capisce che chi attacca più di te. Adesso sta a te. Ok? Senza farsi male, controllo. Ok? Se riusciamo a non fare solo i bambini, tac tac tac, ok, vai, proviamoci. Solo duello adesso, no words, no parole. Occhio le mani, stai prendendo, controllo. Va bene, adesso proviamo a metterci. Allora, intanto qui sarà più lunga ovviamente e capiamo. Allora, io attacco e tu difendi, vai. Allora, gli attacchi sono, non si capisce dalle parate, prima, seconda, terza, quarta, quinta, per lui, attaccami qua e io ti mando via, attaccami di là, e questa è la qua, e questa è la seconda, poi vuoi attaccarmi qui, e questa è la terza, poi vuoi attaccarmi qua, e questa è la quarta, poi vuoi attaccarmi sopra, e questa è la quinta, ok? Non sono così, per cui, no, attacco io e tu te le mandi via, una, due, là, sotto, là, sotto, là, tre, e poi ti voglio dare sopra, e poi la quinta, ok? Fate semplicemente questo con le battute adesso, per cui, aggressivo il vicino, sempre con la staccandola, ok?
È il telefono di quella tua, esatto. Aggressivo. Se avessi per naso un modo di dire, io me la batterei sulla pubblica piazza. Ok, un solo attimo. Aggressivo, Lucci. Se avessi il naso come un monolite, io mi romperei il culo. Ah! E colpisco la fine della battuta. Ecco, adesso sta a te. Amichevole, sì? Deve sguazzarmi nella tazza, munitevi di giara quando voleste bere. Oh, e vai, vai. Altri due. Uno. Ali. Aggressivo. Se avessi un naso monolite io me la batterei sulla pubblica piazza. Cominciamo a fare delle cose, vedo che si riesce a lavorare, perché c'è quest'idea che quando parla qualcun altro non si può recitare una palla. Se uno c'è, come nella vita, che fa? Se c'è un duello qua, l'altro lo fa. Se non mi sconcentro, no, se fa. Voi, se avessi per naso un monolite io me la batterei sulla pubblica piazza. Amichevole, deve sguardarmi nella tazza, punitevi di giallo quando volete vedere. Adesso è una rocca, è una rocca. Ma che dico per vedere, per l'isola. Aggressivo. Ma cosa serve se per naso un monolite?